ti cedo subito il microfono, Enzo, ringraziandoti ancora affettuosamente per questa tua disponibilità, salutando e ringraziando gli amici, gli ospiti che relazioneranno stamattina su questo tema che a noi sta molto a cuore. E quindi un ringraziamento all'onorevole Gianluca Gallo, un ringraziamento al vicepresidente del Confindustria Nazionale Natale Mazzucca. Non vedo ancora sul monitor il presidente dell'Union Camera Calabria, Klaus Solgeri, credo comunque è collegato. E quindi saluto e ringrazio anche l'onorevole Puglisi, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, grazie per questa disponibilità. E un saluto affettuoso particolare alla mia segretaria generale Anna Maria Furlan. Grazie per averci dato la disponibilità a concludere i lavori di questa giornata. Quindi ti cedo subito il microfono, Enzo, per gestire, ringraziandoti ancora affettuosamente per averci dato questa possibilità. Sì, buongiorno a tutti, grazie a voi, grazie alla CISL Calabria che ha voluto offrire questo momento di approfondimento sulle encicliche di Papa Francesco, partendo dalla domanda come aprire nuove strade. Io, per gli amici che sono collegati con noi, riepilogo le presenze di oggi, introdurrà Tonino Russo, poi ci saranno gli interventi, magari non nell'ordine in cui vi dico, ma più o meno saranno questi, appunto, di Monsignor Savino, il vescovo di Cassano, Gianluca Gallo, assessore della Regione Calabria, di Klaus Algeri, presidente dell'Unione Camere Calabria, di Natale Mazzucca, che è vicepresidente della Confindustria Nazionale, e di Francesca Puglisi, sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, e poi la conclusione della segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. Grazie di nuovo a tutti voi. Quindi, fratelli tutti, terza enciclica di Papa Francesco, la prima in realtà la Lumen Fidei fu il completamento di una lettera che aveva iniziato a scrivere Benedetto XVI, poi ci fu la Laudato Si, dedicata al rispetto dell'ambiente, alla casa comune, e prendendo spunto appunto dalle parole di San Francesco d'Assisi, del suo Cantico delle Creature, e rompendo anche un po' la tradizione dei titoli in latino delle encicliche, e adesso siamo a questa terza enciclica, Fratelli Tutti, ancora una volta tratta da un testo ispirata anche a un testo di San Francesco, una delle sue cosiddette ammonizioni, Homines Fratres, e che è in qualche maniera l'altra faccia della stessa medaglia, perché rispetto dell'ambiente, casa comune, cura della casa comune vuol dire anche rispetto delle creature, creato e creature viaggiano insieme, non ci può essere attenzione al creato se poi non riusciamo ad avere un'attenzione all'uomo, alla donna di oggi, al suo sviluppo. Io ho avuto la possibilità, per il lavoro che faccio, di viaggiare tanto nel mondo, e molte volte mi sono ritrovato, per esempio, alle periferie delle grandi metropoli del cosiddetto terzo mondo, dove ci sono queste enormi aree che vengono utilizzate come discariche per i rifiuti, e all'interno di queste aree vivono centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone che vivono letteralmente all'interno di questa zona di rifiuti, e vivono di spazzatura, usando, diciamo, questa situazione come unica possibilità per loro di vita. È chiaro che non si può migliorare l'aspetto ambientale se non c'è la possibilità per questa gente di vivere meglio. È facile dire non bisogna inquinare se poi in realtà la persona che non dovrebbe inquinare non riesce a sbarcare il lunario nelle sue giornate. Quindi vedete come questi due elementi, capiamo bene, sono estremamente connessi tra loro. Offriamo questo dibattito dalla Calabria, e credo che ci siano delle, come dire, declinazioni possibili di questa lettera enciclica in chiave anche territoriale. Sicuramente ce ne parlerà adesso nella sua introduzione Tonino Russo. Vediamo in un momento particolare, no, questo incontro dovrà tenersi in presenza a Lamezia, siamo invece qui nei nostri uffici, nelle nostre case, e dopo una
diciamo, serata, quella di ieri, che ha visto queste nuove decisioni della Presidenza del Consiglio, dove appare un paese diviso, no? Noi parliamo di fratellanza, ma c'è questa realtà che di fatto ci divide, e in qualche maniera Fratelli Tutti rischia poi di essere contestualizzata in un discorso che ci rende un po' fratellastri, no? Tutti fratellastri, fratellastri tutti. Abbiamo visto questo lockdown semaforico, diciamo, no? A tre colori, come abbia subito scatenato contestazioni, perché chiudi ogni regione, apri e tieni semi aperta l'altra, perché io e non quello che mi sta accanto, insomma. È un meccanismo purtroppo che ci porta a questo. Le proteste della Lombardia abbiamo sentite, anche se poi, permettetemi questa parentesi di attualità, ma siamo nel solco delle cose che diremo con l'approfondimento dell'enciclica. Il paradosso poi più forte è quello della Calabria, perché la percentuale dei contagi è relativamente bassa, ma si parla di un sistema sanitario disastrato. È come dire che le carenze ataviche generano poi ulteriori ritardi, e il territorio è risucchiato in questo vortice che lo allontana ulteriormente dal resto del paese. È proprio ciò che denuncia il Papa nell'enciclica: ci sono troppe distanze tra fette, diciamo, di umanità, e questo vale anche per l'Italia. Mentre sappiamo bene, la pandemia ce l'ha dimostrato, che siamo tutti nella stessa barca e che bisogna remare nella stessa direzione. Dicevo delle declinazioni, e poi passo subito la parola al Bruno Russo, delle declinazioni molto calabresi, potremmo, diciamo, subito cogliere nel analizzare i contenuti di queste encicliche. Intanto la fratellanza è, diciamo, un valore sommo in Calabria, da sempre, storicamente, no? Noi siamo conosciuti per questo approccio molto, diciamo, di accoglienza, no? di solidarietà verso gli altri. C'era una parola che è quasi una parola identitaria per noi, che si usava molto in passato, adesso purtroppo un po' meno, che è favorite, cioè quando si incontrava qualcuno magari sul treno che portava al nord in cerca di lavoro, entrava qualcuno nello scompartimento del treno, la persona apriva il suo fagottino dove c'era il salato, del formaggio, del pane, e diceva favorite. Condividiamo insieme quello che ho. E così nelle nostre case la signora che apriva la porta alla persona di passaggio e diceva favorite. Purtroppo questa cosa un po' si è persa, ma direi che anche a volte si è degenerata, per cui il favorite è diventato a volte familismo, è diventato comparaggio, è diventato logica di clan, perché in fondo c'è stato un grande equivoco su cui chi ci ha danneggiato, cioè che l'amicizia sociale, la fraternità non escludono, ma includono. Invece molte volte è stata vissuta questo valore come qualcosa, come dei paletti da mettere, per cui dici entra dalla mia parte, facciamo alleanze insieme, ma perché ci si possa difendere dagli altri. E questo è stato un po' il grande equivoco. La porta della criticità si apre verso l'esterno, non verso l'interno, diceva Kierkegaard. Altro elemento di riflessione, diciamo, calabrese, che riguarda questa encilica, e la grande questione migratoria. Il Papa ritorna ancora una volta sulla questione dei migranti nella lettera Fratelli Tutti, e la Calabria è da sempre terra di emigrazione, lo è stata, ha continuato ad esserlo anche durante quel periodo di arrivi, di sbarchi, dei cosiddetti extracomunitari, parola orribile perché nessuno extra, tutti siamo intra. L'attenzione è stata tutta verso chi arrivava anche sulle nostre coste, e ci si è dimenticati di chi partiva, mentre le due questioni sono estremamente connesse tra loro, perché se arriva il barcone con 100 migranti sulla nostra costa, lo stesso giorno partono 100 pullman carichi di giovani calabresi che vanno a cercare fortuna altrove. E non si può vivere fino in fondo la fratellanza se non siamo capaci, se pretendiamo, diciamo, di essere bravi ad accogliere chi, l'estraneo, diciamo, che arriva a casa nostra, e però mandiamo via i nostri figli. C'è in questo qualche cosa che va assolutamente ricordato. Il favorite, no, di cui dicevo prima,
presuppone che io abbia qualche cosa da offrire. Il poco che ho, che è frutto anche della mia povertà, ma questo poco io devo poterlo dare, essere in grado di darlo agli altri, altrimenti sarebbe finta accoglienza e finta fraternità. Vedete che i temi sono tanti, ci sarebbero tante altre cose da dire, voglio solo ricordare che questa enciclica del Papa è frutto di una serie di riflessioni che lui ha fatto prima della pandemia, ma che sono state completate durante il lockdown, quindi con tante altre riflessioni che lui ha potuto aggiungere, e che è un cammino che è passato soprattutto attraverso l'incontro di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019, quando il Papa lì ha firmato insieme ai musulmani sunniti questo documento sulla fratellanza, con questo abbraccio, soprattutto col grande imam di Al-Azhar del Cairo, Ahmad Al-Tayeb. Non tutti hanno compreso quel gesto, ma in realtà è il segno di un cammino comune. Il Papa pensa, considera che non ci siano alternative a questa grande alleanza umana di fraternità. Detto questo, cedo subito la parola a Tonino Russo. Io ricordo che conviene per noi che siamo inseriti con l'audio scollegare sempre l'audio quando non parliamo, e vi ricordo che abbiamo dei tempi contingentati, credo che possiamo andare avanti fino circa le 13, e quindi segnalo questa necessità e faccio appello alla vostra sensibilità perché sappiate compensare bene i vostri interventi. Prego Tonino. Grazie Enzo, buongiorno ancora, saluto e ringrazio te, ringrazio tutti gli ospiti che stamattina insieme a noi si cimentano in questo argomento che a noi scuore, come dicevi tu, con piacere quando ci segua via web. Introdurre questa nostra riflessione, voglio subito dire che qualche parola voglio spendere sul perché di questa iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere in un modo diverso, più corale, ma che l'osservazione delle norme di Covid-19 in questa forma, piuttosto che rinviare ad una data da destinarsi, abbiamo preferito proporre un incontro online per chiarirci, ad un mese dalla pubblicazione dell'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, cosa ha da dire la nuova lettera circolare ad un sindacato come la CISL. Mi viene subito da osservare che la CISL ha nel suo DNA il riferimento all'insegnamento sociale della Chiesa. Lì sono le sue radici. E la Fratelli Tutti, dopo l'enciclica Laudato Si sulla custodia dell'ambiente, si inserisce nel solco di questa feconda tradizione che nel monte, nel mutare delle circostanze storiche, orienta il percorso sociale e politico dei cattolici in Italia, in Europa e nel mondo. Fraternità, prossimità, amicizia sociale. Le prime parole, Fratelli Tutti, vengono da un'ammonizione di San Francesco d'Assisi, e nel titolo si spiega che è una lettera sulla fraternità e sull'amicizia sociale. Sulla fraternità, dunque, sul farsi prossimo per gli altri, su quella prossimità su cui molto insiste la nostra segretaria generale Anna Maria Furlan e che deve caratterizzare l'agire di una forza sociale come il nostro sindacato, una comunità che opera perché ha a cuore non solo il vicino, ma anche il lontano, l'estraneo, come nella parabola cosiddetta del buon samaritano che il Papa cita, o nella scelta di San Francesco di fare visita al sultano in Egitto durante le crociate. Occorre farsi prossimo, dunque, di ogni lavoratore e di ogni cittadino per la sua dignità di persona, in un tempo in cui, come scrive il Papa Francesco nel testo, la parola prossimo perde ogni significato e acquista senso solamente la parola socio, colui che è associato per determinati interessi. Anche il tema dell'amicizia sociale è per noi di ispirazione per qualificare lo stile e l'azione del nostro sindacato, sulla base di tre parole che nell'enciclica trovano grande spazio: la dignità, il dialogo, l'incontro. Consapevoli di quello che il Papa definisce le ombre di un mondo chiuso, riflettiamo a partire dalla Fratelli Tutti sui percorsi possibili
perché oggi più che mai compito di un sindacato e della CISL in particolare è farsi prossimo, come dicevamo, a chi non è vicino, dunque in un certo senso alla comunità sociale nel suo insieme. L'amore per il prossimo, che ci fa sentire responsabile degli altri, che deve ispirare l'azione sociale e politica, che al di là di ciò che prescrivono le leggi, ci offre una motivazione profonda per pagare le tasse, ci fa scegliere di non consumare prodotti a bassissimo prezzo se nella produzione si utilizza manodopera in condizione di schiavitù. Farsi prossimo è avere compassione, compatire, condividere, fare proprie sofferenze non solo del singolo, ma di tutti e soprattutto dei meno tutelati. Che cosa cerchiamo dunque nel testo del Papa? Non ricette prefabbricate. Siamo noi, infatti, chiamati a dover operare giorno dopo giorno, passo dopo passo, come le dice la nostra Anna Maria, le scelte da compiere come sindacato nella concretezza delle situazioni, assumendone la responsabilità. Dunque, nel testo del Pontefice dobbiamo cercare criteri etici di lettura della complessa realtà globale e locale in cui siamo immersi ed in cui paradossalmente ci sono enorme possibilità di comunicazione, ma dominano l'incomunicabilità e la cattiva comunicazione. Noi cerchiamo laicamente criteri che ci aiutano a interpretare questa realtà, ad individuarne percorsi etici di riconoscimento e valorizzazione delle persone e delle comunità, secondo un metodo che parte dall'analisi della situazione e ci offre elementi di leggerla aprendo prospettive di impegno e di speranza. Molti parlano di valori, addirittura di difesa dei valori, spesso però maliponandone e stravolgendone il senso secondo la convenienza del momento. Noi dobbiamo invece cercare di tradurre i valori, troppo spesso solo enunciati, in virtù da praticare, a partire dalla virtù della solidarietà, che scrive San Giovanni Paolo II nella Sollecitudo Rei Socialis, e l'atteggiamento morale e sociale adeguato nel tempo dell'interdipendenza, intesa come sistema determinante di relazione nel mondo contemporaneo, delle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa. Cari amiche e amici, l'enciclica Fratelli Tutti ci offre forti provocazioni sui temi che possono essere, su temi che non possono essere ignorati da nessuno, soprattutto da noi, sapendo che il messaggio è davvero rivolto a tutti. Per questo ci poniamo oggi in un atteggiamento di ascolto e di dialogo, secondo lo spirito della stessa lettera che il Papa consegna al mondo intero. Nel tema del nostro confronto di oggi compare insieme alla parola prossimità e amicizia sociale anche il termine territorio, che è lo spazio concreto dell'impegno della CISL e di tutti noi che oggi partecipiamo a questo confronto. Ciò non è in contraddizione con l'universalità della lettera del Papa, che a questo proposito ci offre una chiave di lettura importante. Va ricordato, leggiamo infatti nel testo, che tra la globalizzazione e la localizzazione si produce una tensione. Bisogna prestare attenzione alle dimensioni locali per non cadere in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. Bisogna guardare al globale. Al tempo stesso bisogna assumere cordialmente la dimensione locale, perché possiede qualcosa che il globale non ha: essere lievito, arricchire, avviare dispositivi di sussidiarietà. E vediamo un po' questi concetti come si conciliano in una regione come la Calabria tra il mancato sviluppo e questa pandemia imperante. Essere lievito, avviare dispositivi di sussidiarietà nella dimensione locale, dal basso, questo siamo chiamati a fare, oggi più che mai. E noi, come CISL, anche attraverso le nostre strutture di servizio disseminate su tutto il territorio regionale, veri luoghi in cui si sperimenta l'accoglienza,
cerchiamo di essere presidio di accesso alla comunità sociale, soprattutto in quelle che Anna Maria Furlan chiama le periferie esistenziali. Ci sono periferie, scrive Francesco, che si trovano vicino a noi, nel centro di una città o nella propria famiglia. Siamo in una regione in cui bisogna stare vicino alle persone, perché il gioco degli interessi non favorisce, ad esempio, una distribuzione equilibrata e capillare sul territorio di strutture di accoglienza per anziani e diversamente abili, e troppo pesi ricadono sulle famiglie, perché bisogna sostenere quel welfare di prossimità che costituisce una rete sociale spontanea, ma non inesauribile, e soprattutto in questo momento è quasi allo stremo. In alcuni quartieri popolari, lo dicevi prima tu, Enzo, e lo scrive pure il Papa, si vive ancora lo spirito del vicinato, dove ognuno sente spontaneamente il dovere di accompagnare e aiutare il vicino. In questi luoghi che si conservano tali valori comunitari, si vivono i rapporti di prossimità, contratti di gratuità, solidarietà e reciprocità, a partire dal senso di un noi di quartiere. Regge ancora, lo ricordavi tu molto bene Enzo, regge ancora in Calabria un welfare di popolo, dove popolo è una parola che si riferisce all'autenticità delle radici, delle forme spontanee di solidarietà e di apertura agli altri, e non deve essere manipolata, strumentalizzata o deformata come fanno, leggiamo ancora nella lettera Fratelli Tutti, i gruppi populisti chiusi, così li definisce il Papa. Cari amiche e amici, stiamo vivendo un tempo particolarmente difficile, in cui i problemi legati al contagio, con una sanità che in Calabria si presenta inadeguata alla sfida a causa dei tagli e inefficienze ormai intollerabili, si aggiungono a quelli della mancata crescita della nostra regione del Mezzogiorno. Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, scrive il Papa, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia da Covid-19, che ha messo in luce le nostre fragili debolezze, quindi, le false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi paesi, è apparsa evidente l'incapacità di agire insieme. Francesco tocca un punto nodale. La realtà sociale sta cambiando profondamente sotto i nostri occhi e va affrontata con criteri nuovi. Il rapporto 2020 della Caritas Italiana sulla povertà, presentato nell'ottobre scorso, ci propone lo scenario economico e sociale che scaturisce dalla crisi dovuta al Covid. Ci parla del profilarsi di una grave recessione economica e di nuove forme di povertà. I nuovi poveri che nel 2020 si sono presentati per la prima volta ai centri di accoglienza sono passati dal 31% al 45%. Si tratta di famiglie con minori, donne, giovani, che dal precariato sono passati alla disoccupazione. Nel corso del lockdown e subito dopo si è registrato un incremento del 12,7% del numero di persone seguite nel 2020 rispetto al 2019. Durante la chiusura totale tra marzo e maggio c'è stato un numero più elevato di assistiti, 450.000 persone. È una crisi che in Calabria, come abbiamo gridato con forza nella manifestazione nazionale unitaria articolata per territori il 18 settembre scorso, si abbatte su una situazione già di per sé molto delicata. Ricordiamo qualche dato. Meno di un anno fa, prima della pandemia, i dati dell'osservatorio barometro CISL parlavano della nostra come una regione ultima per quanto riguarda il lavoro e la coesione sociale, e ultima per l'istruzione. Una regione in cui il numero elevato dei NEET rivela una crisi di motivazione e di speranza. In cui sul versante lavoro si registrava già nel dicembre scorso un tasso di occupazione al 40%, con l'incidenza del part-time più elevata in Italia del 20%. Una regione prima per i lavoratori dipendenti con reddito troppo basso, in cui i disoccupati di lunga durata alla fine del 2019 erano oltre il 68%.
In questa situazione è evidente come una coesione sociale generatrice di solidarietà, progettualità e azione, fatta di relazione costruita sul senso di appartenenza e sul legame con il proprio territorio, sulla condivisione di esperienza, valori e norme, non può che assumere ed essere frutto anche di scelte politiche ed economiche orientate verso lo sviluppo e non verso un assistenzialismo che perpetua precarietà e dipendenza. Il grande tema è il lavoro. Quante volte lo abbiamo scritto, quante volte lo abbiamo detto. Il grande tema è il lavoro, lo scrive anche il Papa nella Fratelli Tutti. I fondi che l'Unione Europea ha finalizzato alla ripartenza, in una visione rinnovata e più solidale del destino comune dei paesi aderenti, devono essere utilizzate al sud per creare lavoro e sviluppo e devono essere considerati aggiuntivi, lo ripetiamo, aggiuntivi, non sostitutivi, di quelli che già previsti nel piano per il sud presentato dal governo proprio qui in Calabria, a Gioia Tauro, nel febbraio scorso. Sembra un secolo fa, ma quel piano prevede risorse che devono tra l'altro riequilibrare almeno in parte il mancato rispetto nei decenni trascorsi della cosiddetta clausola del 34% degli investimenti ordinari dello Stato da impiegare per il Mezzogiorno in base alla popolazione delle regioni meridionali. È bene ricordarlo qui, nel nostro paese si spendono 270 euro pro capite al nord, 102 euro pro capite al sud. Bisogna sostenere le imprese, perché è l'impresa che crea lavoro, incoraggiando gli investimenti del sud, portando la fiscalità di vantaggio dal 30% al 100% della decontribuzione per almeno 10 anni alle aziende che si impegnano ad assumere e non licenziare, proprio per recuperare parte del mal tolto. Bisogna favorire l'ingresso dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro, che dalla Calabria stanno scappando via. Bisogna mettere in sicurezza il territorio ed elaborare un modello di sviluppo che tenga insieme crescita e tutela dell'ambiente e non tagliare, così come ha fatto il governo centrale, 40 milioni di euro sulla spesa ordinaria riferita alla tutela del patrimonio forestale calabrese. Investire sull'istruzione e sulla formazione, sulle infrastrutture materiali, quindi strade, ferrovie, porti, e su quelle immateriali, sulla banda larga. La pandemia, infatti, ci ha costretto ad attivare smart working e didattica a distanza. Ma mentre molte scuole stanno adottando la didattica digitale integrata, ci sono vaste aree prive di connessione o in cui ci si connette alla rete. Forme di discriminazione ad un grande difficoltà, esclusione e danno del diritto allo studio, senza parlare di costi della connessione, sempre sostenibile dalle famiglie. È necessario perciò una infrastrutturazione digitale innovativa ed efficace, insieme ad un aiuto concreto per la sua effettiva fruizione. Bisogna sostenere e rilanciare la filiera agroalimentare, che è una vera eccellenza della Calabria e che durante il lockdown, non va dimenticato, ha portato cibo sulle tavole dei calabresi e sulle tavole dell'intero mondo. Il Mezzogiorno può diventare un'unica zona economica speciale, come ha sostenuto Anna Maria Furlan sul Corriere della Sera del 21 ottobre scorso, intervenendo sul dibattito aperto sulle colonne del quotidiano milanese in relazione al buon uso proprio delle risorse provenienti dal Recovery Fund e da destinare al Sud. Nel pieno della pandemia siamo ancora costretti a urlare, come abbiamo fatto con forza alla manifestazione sindacale unitaria dell'8 luglio davanti alla cittadella della regione e ribadita al ministro della salute, che urgono la riorganizzazione della medicina territoriale, il riordino delle reti ospedaliera, attrezzature tecnologiche, assunzione di personale sanitario. Lo ripeto, assunzione di personale sanitario, mancano qui oltre 5.000 addetti tra medici e infermieri per garantire l'ordinario. Sull'emergenza, sullo straordinario non ci si è ancora messo mano. Quindi unità e posti di lavoro, terapia intensiva,
Manca tutto questo con un piano che utilizzi subito i fondi del MES. E questa è la ragione per cui la Calabria è piombata in zona rossa, non perché c'è un espandersi della pandemia e quindi incontrollati. Il problema vero è che qui non abbiamo strutture. È certo che questo grida veramente vendetta. Il popolo è indignato in Calabria perché sta pagando un prezzo per responsabilità non sue. Bisogna creare lavoro perché dalla Calabria si fugge. I giovani e non solo i giovani vanno via per non ritornare più. La fabbrica della paura, quindi, a fronte della straordinaria capacità di accoglienza dei calabresi manifestata in molto significativo in tante occasioni, continua a puntare il dito, lo dicevi tu Enzo, su chi arriva invece di prestare attenzione a chi va via della Calabria. E sta andando via il fiore, stanno andando via i giovani, vanno via i giovani che li abbiamo mandati a scuola, li abbiamo acculturati, hanno indebitato le famiglie e adesso vanno a creare sviluppo altrove senza farvi più ritorno. E questa tendenza è confermata dal rapporto Italiani nel Mondo del 2020 della Fondazione Migrantes, della Conferenza Episcopale Italiana presentata il 27 ottobre, che prende in considerazione gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nel 2020, non ancora concluso, sono andati via dalla Calabria 6.383 persone registrate all'AIRE, 762 in più rispetto al 2019. Nel triennio 2017-2020 c'è stata una crescita di emigrazione del 22,3% rispetto agli anni precedenti. E per quanto riguarda gli anziani, il dato è IMSS 2018, ci parla di 725.000 pensioni erogate a fronte di una popolazione attiva di 1.280.000. con il 90% delle pensioni che non supera le 1.000 euro. Di queste, circa 615 sono frutto della gestione privata, con un medio importo di 596 euro mensile, e nelle donne scende a 520 euro mensile. E spesso questo reddito di pensione, è bene ricordarlo, è l'unica entrata per sostenere la famiglia. Quindi il pensionato deve sostenere il figlio disoccupato, il nipotino che va a scuola e che magari il genitore, il papà, non ha lavoro e quindi è a carico del nonno o della nonna, di questa misera pensione. Quindi il tema del disagio che non permette una vita degna in tutte le sue forme, chiama in causa la nostra coscienza e ci spinge a prendere posizione. I diritti per essere tali non devono rimanere sulla carta e privi di risorse. Si può non la nostra per difendere il consigliente potere d'acquisto delle pensioni. C'è uno scarto sociale, scrive il Papa, che si manifesta in molti modi. È aumentata sì la ricchezza, ma senza equità, e così ciò che accade è che nascono nuove povertà. Quindi è necessario costruire insieme. Di fronte a questo quadro appena abbozzato, che tra l'altro non può contenere ancora i dati quindi dopo pandemia, con la prevista drammatica perdita di posti di lavoro ulteriore, tutti i soggetti sociali sono chiamati a dialogare per condividere la consapevolezza politica in un senso ampio di dovere stare tra la gente, in mezzo alle contraddizioni, in questa situazione, per sostenere persone e famiglie, per seminare speranza, per costruire un futuro diverso, per risolvere ad esempio i bisogni dei non autosufficienti, per i quali chiediamo una legge nazionale che li tuteli. Siamo qui oggi perché crediamo che lo scambio di esperienze e di analisi tra coloro che si calano nel vivo dei problemi sia importante e fecondo per progettare e realizzare azioni significative e mirate. È il momento di costruire insieme istituzioni, parti sociali, imprenditoriali, terzo settore, volontariato, comunità ecclesiale, di operare per unire il paese e non per allargare la forbice tra nord e sud, anche con progetti di autonomia che produrrebbero lacerazione nella nostra Repubblica, che la Costituzione all'articolo 5 definisce una indivisibile. Un rischio che non possiamo correre
ha ammonito il presidente Mattarella il 24 ottobre scorso. In quel messaggio all'Assemblea Nazione Unite Comuni e Comunità Enti Montani, e che alla disuguaglianza dei territori esistenti nel nostro Paese si aggiungono quelle derivanti da effetti della pandemia, come ha sottolineato Anna Maria Furlan nell'intervento sul Corriere della Sera che abbiamo richiamato poc'anzi. Anna dice non bisogna, richiamava proprio qui, non bisogna sprecare questa occasione storica per unire il Paese, perché il Paese non cresce se non cresce insieme. È il momento di lavorare ad un grande patto sociale, condividendo un progetto di rinascita, aprendo strade nuove per quella che il Papa definisce un'economia integrata in un progetto politico, sociale, culturale e popolare che tenga al bene comune e può aprire la strada a opportunità differenti. Abbiamo parlato di dignità, di dialogo, di incontro. Sappiamo che è un percorso oggi non facile. Il dialogo perseverante e coraggioso, leggiamo ancora nella Fratelli Tutti, non fa notizie come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto possiamo rendercene conto. La pace sociale, ammonisce Francesco, è laboriosa, artigianale. Quello che conta è avviare processi di incontro, processi che possono costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. Care amiche e amici, siamo chiamate ad una speranza operosa. Concludo questa mia breve introduzione, in cui ho ritenuto importante dare ragione alle motivazioni dell'iniziativa di oggi, invitando me e voi tutti a fare nostre le bellissime parole di un salmo dell'Antico Testamento. È il Salmo 85. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Grazie. Grazie a te, Donino, questo finale profetico di questa, tu dici breve, ma dico corposa introduzione, perché sta prendendo spunto dalla lettera enciclica del Papa. Ecco, sei andato ad un discorso di progettualità, no, di come trasferire le provocazioni che troviamo nella questa lunga lettera enciclica del Papa in appunto programma di lavoro, di intervento. Qui si tocca anche una questione importante che a volte manca in Calabria, anzi direi spesso, appunto la capacità di progettare, di programmare, perché il primo problema è avere i fondi, le risorse, ma il secondo problema altrettanto importante è quello di saper poi utilizzare ciò che ci viene dato per costruire qualche cosa. Io ricordo tanti anni fa, ma saranno passati quasi 40 anni, facevo il cronista qui in Calabria, incontrandomi con un rappresentante abbastanza importante della CISL calabrese. Ecco, lui mi rese partecipe di uno dei tanti interventi che c'erano stati a livello nazionale ed europeo per l'assegnazione di fondi importanti per la Calabria. Dico benissimo, sono contento anch'io. E quindi cosa si pensa, cosa pensate di proporre per investire questo denaro che arriverà fra poco? Vabbè, ma quello dice non è un problema, poi vediamo, l'importante è avere i soldi, poi se ne parla. E questo credo che sia, ecco, un po' un vizio che abbiamo, e nel tuo intervento io credo che invece adesso c'è uno sforzo di dare questa cornice di progettualità senza la quale è difficile poi ottenere i risultati che vogliamo e che speriamo tutti. In attesa che si unisca a noi il Vescovo di Cassano, secondo la scaletta io darei la parola all'assessore regionale Gianluca Gallo, che è assessore all'agricoltura, al welfare, alle politiche sociali, al welfare. Ecco, si sta parlando molto di welfare. Tra l'altro il Papa nell'enciclica ricorda questa triade di valori che noi abbiamo un po' ereditato anche dalla Rivoluzione Francese, no? Fraternité, liberté, égalité, fraternité. Dice uno dei più grandi intellettuali francesi, ormai centenario, Edgar Morin, che di questi tre valori bisognerebbe oggi mettere al primo posto quello che appare per ultimo, appunto la fraternità, perché senza la fraternità non ci può essere vera libertà e vera uguaglianza. Fraternità rimanda appunto a un discorso di solidarietà, di possibilità di condivisione,
e rientra credo un po' anche nell'impegno del ruolo di assessore al welfare di Gianluca Gallo, non so se sbaglio, a lei la parola. Bene, grazie dottore Romeo, ringrazio naturalmente innanzitutto lei e ringrazio tutti gli amici che naturalmente i relatori che partecipano oggi a questa videoconferenza, avremmo dovuto essere in presenza, lo dobbiamo fare in questa forma e comunque fanno oggi parte di questa conservazione, di questa conversazione a più voci. Lasciatemi innanzitutto ringraziare in particolare il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, a cui mi legano sentimenti di profonda stima, e quello regionale, Tonino Russo, amico di vecchia data, soprattutto cattolico, capace di trasferire l'esperienza sindacale e nel rapporto con la politica, oltre che nella vita di tutti i giorni, la sua personale dimensione di cattolico a tutto tondo. Il rapporto con la CISL, con le confederazioni sindacali, ma in particolare con la CISL, in questa legislatura è fecondo e denso anche di confronti diuturni. Per una volta, lo annoto con piacere, ci ritroviamo non per discutere della costruzione di un soggetto politico di matrice cattolica, di cui magari ci sarebbe anche in qualche misura bisogno, e ce ne accorgiamo soprattutto in fasi come questa, bensì del modo in cui testimoniare concretamente la presenza di Cristo, in particolare l'applicazione degli insegnamenti evangelici nella vita quotidiana di ognuno, nell'esercizio del proprio dovere collettivo e ancora di più nei luoghi ove l'impegno di ogni giorno ad ogni livello trova attuazione. Lo facciamo oggi riflettendo sugli spunti che Papa Francesco ha consegnato all'umanità, ad un'umanità confusa, impaurita dalla pandemia, attraverso l'enciclica Fratelli Tutti e le sue ricadute in ambito sociale, politico e culturale. Lo stesso Pontefice, nel presentarla, l'ha definita senza mezzi termini enciclica sociale, volutamente rimandando al suo predecessore Leone XIII, che il 15 maggio 1891 pubblicò un documento magisteriale di analoga fattura per affrontare le questioni all'epoca più dibattute, ma anche e soprattutto principi poi divenuti essenziali, quali quello della sussidiarietà dell'intervento statale, il riconoscimento del diritto all'associazione sindacale, il favore per la corresponsione di salari idonei ad assicurare un giusto sostentamento alle famiglie dei lavoratori. Se nella primavera del 1891 nasceva sostanzialmente con l'enciclica di Leone XIII la dottrina sociale della Chiesa, oggi con Papa Francesco quel cammino snodatosi nei decenni conosce una nuova tappa nella forma di una potente lettera che, come già la Laudatio Si, da innamorato di Dio e della nostra povera e meravigliosa umanità, Papa Francesco scrive con parole cristiane che tutti, comunque credano e la pensino, possono intendere e fare proprio per dare una scossa e senso buono all'impegno, uso le sue parole, per realizzare un mondo migliore, trovando la forza, l'umiltà e l'onestà di aprire gli occhi sui mali che ci assediano dentro e fuori la Chiesa. Come già è stato egregiamente puntualizzato proprio da Tonino Russo nella sua introduzione, ispirandosi a San Francesco che diede una scossa alla Chiesa nel XIII secolo con un'adesione totale al Vangelo di Cristo e con l'annuncio che siamo tutti fratelli, il Papa ha scelto per sé il nome del Santo di Assisi e ha scritto la sua terza enciclica firmata sulla tomba del povero frate. Il risultato è un documento di 287 punti, ben chiari, recanti l'esortazione a costruire un mondo migliore, basato su una politica ed economia più umane, che non guardino soltanto al potere e al profitto, ma cerchino di trovare l'interesse nel prossimo che ha bisogno di essere tutelato e protetto. Lo dico subito, con quella deformazione che vorrete perdonarmi, letta con gli occhi della politica, l'enciclica bergogliana è un manifesto per i nostri tempi, sia quanto ai contenuti che richiama, sia in riferimento al metodo che propone. Sotto il primo aspetto appare essenziale l'invito ad adoperarsi per un futuro modellato dall'interdipendenza e dalla corresponsabilità nell'intera famiglia umana, per agire insieme e guarire
dalla chiusura del consumismo, l'individualismo radicale e l'autoproduzione egoistica, per superare le ombre di un mondo chiuso e conflittuale e rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale che viva l'amicizia sociale. Per la crescita di società eque e senza frontiere. Sul piano del metodo, invece altrettanto rilevante, appare l'appello a privilegiare il dialogo, che quando è perseverante e coraggioso, scrive il Papa, non fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, più di quanto possiamo rendercene conto. E politicamente non si può fare a meno di sottolineare la vastità del campo che il Pontefice schiude nel capitolo dedicato alla politica, la cui centralità è un monito importante in tempi pervasi di antipolitica, viene ribadita e riaffermata attraverso l'indicazione di due punti fissi. Il primo, il mercato da solo non risolve tutto, contrariamente a quanto sostenuto dai dogmi del liberismo. Il secondo, in coerenza con questa visione, diventa evidente e tangibile l'arroganza del mondo globale, ma frammentato, che considera un delirio i progetti con grandi visioni ed obiettivi di sviluppo per l'umanità. Insomma, vorrei ricordare provocatoriamente a me stesso, nelle strade e nelle piazze delle nostre città e paesi c'è altro, c'è un mondo che si dibatte, che lotta, spesso piange, quasi sempre sogna. E mentre è ferito dalle guerre, dalle pandemie, sogna la pace e la giustizia sociale. Nella Fratelli Tutti, non a caso, un'attenzione speciale è per gli scattati, che sono anch'essi membri della società, con l'invito a saper andare controcorrente, cercando di superare questo fenomeno e tendendo la nostra mano al povero. L'enciclica lo spiega bene, l'emergenza sanitaria ce lo ricorda drammaticamente con i fatti. Se qualcuno pensa che i problemi del presente coincidano solo col far meglio ciò che facevamo prima, o che l'unico messaggio da cogliere sia quello teso al miglioramento dei sistemi e delle regole già esistenti, allora costui sta semplicemente negando una realtà. Con la pandemia, che ha cambiato le nostre vite scalfendo la corazza dell'invincibilità, ci siamo scoperti fragili, precari, esposti ai rischi e privi di quella invincibilità di cui ognuno in fondo pensava di poter godere anche grazie ai progressi della tecnologia. Il dilagare del virus, per contro, ha acuito la sensibilità, ha esasperato le reazioni, in altri termini, tra paura e disperazione, ci ha restituito il senso della nostra vulnerabilità. E questo, paradossalmente, significa anche crescere. Essere vulnerabili vuol dire vivere la vita nelle sue autenticità, apprezzarne il valore, difenderne le basi. Aprendo i cuori, la vulnerabilità ci denuda, ci fa essere sinceri, perché possiede la capacità di esposizione all'altro, rinuncia al controllo, desiderio di apertura all'altro, dunque è un valore aggiunto. E sarebbe utile tenerlo sempre ben stretto a sé, come fosse un dono, un'opportunità, un'occasione, specialmente di fronte all'individualismo, all'arroganza e al cinismo sin qui dominanti. Peraltro lo abbiamo anche visto in questi ultimi mesi. Abbiamo vissuto una prima fase della pandemia e in quella fase tutti sembravamo essere migliori. Finita quella prima fase abbiamo ripreso le nostre abitudini e anche i nostri modi di pensare. Oggi ci ritroviamo di nuovo in crisi e credo che un'ulteriore riflessione attraverso anche questa enciclica sia molto importante. Questi falsi miti, come dimostra la sfiorita stagione dei canti ai balconi, nell'illusione del tutto andrà bene, non scompariranno neppure con la pandemia, ma c'è da augurarsi che essa rinforzi almeno la speranza di poter avere un futuro diverso da quello che l'umanità si era sin qui costruito con i suoi comportamenti. Mi piace allora pensare, lo confesso, da cattolico, avviandomi a conclusione, che ciò possa avvenire certo attraverso modelli economici dal volto finalmente umano, capaci di mettere la persona al centro di ogni regola ed agire. Ma ritengo ancora più essenziale che questo processo inizi, per come del resto un po' tutti riteniamo, sia inevitabile proprio dalla persona e dalla terra. Del resto, da assessore all'agricoltura e dal welfare in una regione a forte vocazione agricola come la Calabria, per me è quasi doveroso ricollegare, sia pure in maniera sintetica, alle implicazioni della Fratelli Tutti, un'altra riflessione espressa in più occasioni sempre da Papa Francesco. La famiglia è dove si impara a vivere con gli altri e a essere in sintonia con il mondo che ci circonda. Quella famiglia
che è un humus fruttuoso per un'agricoltura sostenibile che ha conseguenze positive non solo per il settore agricolo, ma per tutta l'umanità e per la salvaguardia dell'ambiente. Ecco, con chiarezza una risposta concreta ai tragici numeri che Tonino Russo richiamava, come pure al tema della potenzialità, delle potenzialità inespresse di cui la Calabria è ricca e che vengono tuttavia mortificate dalla loro emarginazione rispetto ai circuiti decisionali e produttivi, se non addirittura calpestate da pezzi di classe dirigente in un misto di ignoranza e di arroganza. Sia attraverso il principio di sussidiarietà, che qui ritorna quale strumento che regola le relazioni, l'agricoltura può divenire o essere ancora di più elemento di sviluppo senza trascurare l'obiettivo del bene comune e dando priorità a chi più ne ha bisogno. Mi chiedo allora, può la Calabria essere cucina di questo orizzonte nuovo che da Fratelli Tutti schiude? Se l'agricoltura è in grado di porre in risalto e valorizzare fondamentale contributo del genio femminile, può essere fattore di eguaglianza? Se il settore agricolo, come tutti auspichiamo, assurge finalmente ad asset strategico, può essere qui da noi ed anzi a partire dai territori calabresi opportunità di lavoro per i giovani e dunque attrattore capace di frenare l'immigrazione per farne motivo di crescita? Certo, un'agricoltura moderna, un'agricoltura diversa, un'agricoltura tecnologica con approccio anche scientifico, un'agricoltura moderna, un'agricoltura che sia al passo con i tempi, un'agricoltura che faccia del biologico il suo elemento principale, in una terra che è la più bio d'Italia, in una terra che non consente l'utilizzazione del glifosato, in una terra che quindi da anni ha fatto delle scelte dirimenti nel rapporto anche fra l'uomo ed il territorio. Se esso viene plasmato sull'osservanza non solo delle leggi formali, ma anche di diritti sostanziali, può divenire anche un modello universale di giustizia. Certo, mi rendo conto delle difficoltà di tradurre in atti concreti questi intendimenti. Eppure, e lo dico richiamando le parole di un uomo avviato al riconoscimento del suo martirio, Rosario Angelo Livatino, quando moriremo nessuno verrà a chiederci quanto siamo stati credenti, ma credibili. E per essere credibili fino in fondo non c'è che una via: incarnare il Vangelo, farne il faro dell'azione quotidiana, trasformare in impegno l'anelito a ciò che appare irrealizzabile. Per la Calabria una speranza in più, per un avvenire che questa terra merita, sia diverso, sia altro, in un momento come questo, come quello vissuto in questi giorni, in un momento difficile per la Calabria che sembra non finire mai. La pandemia, la perdita del nostro presidente, oggi dei provvedimenti che noi riteniamo iniqui e ingiusti ai nostri danni. Mi fa piacere che ci sia un rappresentante del governo, non amo le polemiche, chi mi conosce lo sa, però io penso che in queste ore la Calabria sia stata vittima di un'ingiustizia. E dichiarare la nostra terra zona rossa con 200 contagi al giorno, e dopo essere stata anche la più salubre d'Italia, la meno Covid d'Italia, la meno contagiata del paese nei mesi passati, nei quali il governo ha preferito massificare il paese. Una terra che in questi anni è stata governata nella sua sanità da commissari che probabilmente non sono riusciti a migliorare la situazione e che vede oggi due provvedimenti, quello di essere dichiarata zona rossa e quella della proroga di un odioso decreto sulla salute che non dà la possibilità ai calabresi di governare forse il più grande dei comparti e il più necessario dei comparti in uno Stato sociale, quello della salute. E credo che siano provvedimenti che penalizzano ulteriormente i calabresi. Una terra che in questi ultimi mesi, certamente io sono di parte, ha cercato di rialzare la testa, ha cercato di dimostrare di voler andare avanti con la schiena dritta, ha cercato di voler insegnare anche ai suoi figli di avere come riferimento principale il lavoro, la voglia di essere produttivi, la voglia di trovare in Calabria le risorse per ripartire. Ecco, io credo che queste debbano essere considerazioni importanti in un confronto che non vuole essere polemica, in un confronto che può essere anche duro, ma è un confronto necessario, un confronto che è quello che in fondo auspica il nostro pontefice, un confronto, una possibilità anche di dialogo che forse in queste ore non c'è stata e che noi ancora una volta
chiediamo e chiederemo anche attraverso, perché no, un sindacato autorevole come la CISL, anche attraverso il mondo cattolico, che magari siano intermediari fra una politica che forse in queste ultime ore non è stata in grado di comunicare, ha dialogato ma forse non ha comunicato. Ripeto, non c'è intendimento polemico, il Papa ci invita ad essere tutti fratelli, il Papa ci invita ad avere delle considerazioni e ci invita ad avere dialogo e non ad avere scontri. Il Paese in questa fase non ha bisogno di scontri, il Paese in questa fase ha bisogno di unità, il Paese in questa fase ha bisogno di aiuto. Ci sono delle elezioni alle porte, purtroppo la morte del nostro Presidente ci porta già in campagna elettorale. Noi speriamo che questa fase non sia utilizzata e strumentalizzata per campagne elettorali che non interessano a nessuno. A noi interessa in questa fase la sorte dei calabresi, la sorte della salute dei calabresi, ma soprattutto la sorte futura di una terra che credo sia l'unica terra da scoprire che ha bisogno di riscatto. E credo che questi confronti, tutto sommato, servano, per cui io ringrazio profondamente la CISL nazionale e regionale per questa occasione di confronto. Saluto tutti i relatori. Chiedo scusa se da questo momento in poi seguirò la conferenza in maniera alternata, perché è in corso una giunta regionale, naturalmente capirete l'emergenza del momento, ci sono anche riunioni di maggioranze consiliari. Cercherò di ritornare, non voglio perdermi il confronto, non voglio sottrarmi al confronto, voglio ascoltare quanto più possibile, ma in questo momento dovrò allontanarmi, cercherò poi di ritornare più avanti, chiedendo profondamente scusa ad ognuno di voi. Chi mi conosce bene, come Tonino Russo, Clauso, Natale, sanno che non mi sottraggo mai al confronto, al dialogo, all'ascolto, ma soprattutto anche ad una possibile civile unità di intenti nel momento in cui il dialogo anche duro c'è stato. Grazie. Bene, ci uniamo anche noi al ricordo di Iole Santelli. Insomma, vorremmo davvero che fosse presente ancora la sua forza, il suo impegno, il suo vigore per dare una mano in questo momento difficile. Naturalmente si toccano dei tasti dolenti, di nuovo ritorno alla questione della sanità. Io vi parlo ad esempio da Siderno, la cosiddetta Locride. Qui c'era un ospedale che è stato chiuso ormai da molti anni, l'ospedale di Locri, che è l'unico di questo comprensorio praticamente dismesso, e le persone malate anche per patologie semplici sono costrette ad essere ricoverate ad oltre 100 km di distanza, a Reggio Calabria o a Catanzaro. Figuriamoci poi l'emergenza Covid. Non si può far finta che questo non esista. Quei numeri, che di solito sono aridi, che ha elencato prima in apertura Tonino Russo, sono numeri che parlano, no? Quando è così snocciolano le cifre della situazione concreta che c'è nella nostra regione, soprattutto nelle aree poi più periferiche di questa, diciamo, grande periferia ma centrale del Mediterraneo, che è la Calabria. Ecco, sempre seguendo un po' la scaletta, io darei la parola a Klaus Algeri, che è il presidente dell'Unione Camere Calabria. Io non conosco bene la sua biografia, ma vedo che so che è nato a Duisburg in Germania, quindi non so se è, come dire, un emigrante di ritorno che alla fine è riuscito ad avere successo nella terra d'origine della sua famiglia. E l'assessore Gallo parlava prima di sogno, no? Che è richiamato nell'enciclica dal Papa. Il Papa parla di questo sogno, ma non come qualcosa di illusorio, no? Qualcosa di evanescente, ma come la capacità di guardare oltre, di superare certi ostacoli. Lui dall'inizio del suo pontificato, usando la sua lingua madre, lo spagnolo, ha parlato sempre della necessità di realizzare le tre T, che sono tierra, techo, trabajo, cioè terra, casa, lavoro. Bisogna pensare che questo sogno di un'umanità che abbia questa possibilità delle tre T si realizzi. Ecco, allora cedo a lei la parola, Algeri, perché anche la sua esperienza personale forse ci può dire qualcosa. Grazie, dottor Romeo.
Permettetemi un saluto dall'inizio alla fine da Tonino, al segretario generale Pulanza, agli amici, al sottosegretario, agli amici Natale Mazzuca e Gianluca. Il mio intervento, io non ho una relazione da poter fare, anche perché non sarei in grado di fare una relazione su quello che ci dà indicazione il Papa. Io non ho un'esperienza da tale, anche se devo dire, il mio discorso è sulla vita vissuta. Dottor Romeo, con orgoglio, mio padre ha lavorato in Germania e poi è ritornato qui e avendo successo. E questo lo dico in tutti i miei interventi, quindi ne sono orgoglioso, di tutto ciò. Ma anche su questo, io parto subito da fratelli tutti, l'impegno della Cisi in Calabria. Io non sono di facili complimenti, gli amici calabresi mi conoscono abbastanza bene, ma anche a livello nazionale. Sono restii a fare i complimenti perché quando uno occupa una posizione non la devo occupare la posizione in qualche modo per millantato credito, ma la devo occupare perché gli è stata consegnata una rappresentanza e deve far valere quella rappresentanza. Quindi chi mi conosce è difficile, ma non posso non riconoscere a Tonino Russo, alla CISL, alla sua squadra, anche perché i rapporti con Tonino sono non solo con Union Camere, ma sono come Confcommercio Calabria, con i suoi, che hanno le loro rappresentanze provinciali, ce l'ho anche in consiglia camerale. E come dire, loro, la CISL in Calabria ha alzato un'asticella. È il motivo perché io oggi sono qui. E non ad esempio a quello che preannuncio fra qualche ora nel centro di Cosenza, sono iscritte 8-7 mila persone per questa zona rossa, è perché il populismo non mi piace, ma mi piacciono le scuole di pensiero. È uno che lo dice che è nato nella zona cattolica, a 17 anni ha fatto il presidente della più grande azione cattolica in Calabria. Ecco, queste cose in Calabria vengono a mancare. Io vi do non dei dati, perché è ottima la relazione di Tonino, ma mi servirebbe quella relazione, ecco, per poi quando prendere decisioni, quei numeri, faccio complimenti a Tonino. Ma il mio discorso sono sui discorsi che viviamo e sui corpi intermedi. E noi, Tonino, in fase di chiusura, siamo stati quelli che abbiamo proposto il patto sociale, prima ancora di tutto ciò. Ahimè, peccato che una sola organizzazione ha detto di no, gli altri l'hanno fatto, e peccato che Tonino è rimasto solo con gli altri sindacati. Ecco, questo significa alzare l'asticella, questo è quello che in realtà nella nazione, quello di fare in concreto tutti insieme un qualcosa. Eravamo stati i primi, le imprese e i lavoratori messi insieme in un momento difficile. Perché i corpi intermedi sono importanti e anche dallo studio di Censis che noi abbiamo come ente camerale chiesto a Censis uno studio sul nostro territorio. Perché io ritengo che prima di prendere una decisione, ponte sì e ponte no, industria regolamentare sì e industria regolamentare no, noi che non facciamo politica ma non partitica, ma sono quelli corpi intermedi che poi governano la politica. E dopo quello poi dobbiamo avere una visione e molte volte non c'è la visione. Poi se ponte sì e ponte no, e io sono d'accordo con i ponti perché chiariamo, beh, poi vi dirò anche il motivo, è quello di lo fanno i tecnici poi dopo. Noi dobbiamo avere la visione che molte volte non abbiamo una visione. E questo non lo dico io perché dallo studio, guarda caso, di Censis, quindi di Derita, non esce fuori il perché il territorio dall'intervista di oltre 1.000 cittadini e 1.000 imprese esce fuori uno studio che non è che questo territorio è così impancato che non ci aspettavamo perché per l'andrangheta. No, è terzo. E non è perché mancano le infrastrutture. No, è secondo. Nella sua relazione, inconsciamente, Tonino l'ha detto. E quando i nostri giovani vanno via, è che gli enti non fanno rete tra di loro, oltre agli enti anche i corpi intermedi. Quindi, come ben vedete, l'encyclica del Papa Francesco bisogna leggerla e poi assorbirla e quando abbiamo dei ruoli poterla far uscire in quello che ci viene detto.
più che discuterla, e almeno non sono in grado di poter discutere. Quindi più di parlare di bene materiale, sì o no il futuro, io parlerei di bene immateriale, come quelle di oggi. Io sono felice che questa asticella oggi la CISL Calabria e anche la CISL Nazionale oggi l'abbia un po' alzata con personaggi che abbiamo delle responsabilità. Rammento che ci sono chi ha ruoli nazionali, come Mazzucca, come me, assessori. E quindi in realtà qual è lo scopo? È quello che diciamo sempre di fare rete e poi in realtà noi, corpi intermedi, non riusciamo. Perché è uscito un altro fattore dallo studio CENSI, che non solo è in realtà i corpi intermedi e chi li rappresenta sia a livello politico sia a livello tecnico, presidente e direttore, per capire, ci esce fuori un altro dato molto importante, che siamo ignoranti delle cose che le imprese vorrebbero e che i cittadini vorrebbero e della conoscenza del nostro territorio. Quindi significa che gli addetti ai lavori, in un modo così, con parole semplici, ma forse anche dirette, beh, noi che siamo rappresentanti siamo ignoranti perché non conosciamo il nostro territorio e non sappiamo in realtà cosa vogliono le imprese e i cittadini. Ecco, questo è un dato molto importante che è uscito. Allora, è come dire, in qualche modo decidere di dire sempre facciamo rete, ma manca una scuola di pensiero. Manca che prima che noi agiamo in qualche modo, una scuola di pensiero è un'appartenenza cattolica. E qui apre e chiude parentesi, perché se dobbiamo dire delle coppere, c'è anche la Chiesa in Calabria. Dov'è la scuola di pensiero? Cioè, dov'è l'insegnamento che mi hanno dato a me? Dove sono in questo momento? E c'è una scuola di pensiero anche della magistratura. Apre e chiudo parentesi. Ma dov'è la magistratura oggi? Gli addetti ai lavori, e mi riferisco a Natale Mazzucco, a Tonino e all'assessore, che siamo calabresi, sappiamo benissimo che non è zona rossa la Calabria. Sappiamo benissimo che c'è qualche errore che va corretto e gli si va dato il voto a chi ha fatto quell'errore. È un errore perché è ignoranza, è un errore perché è voluto. Perché in questo momento, l'ha detto bene l'assessore, accettare la zona rossa della Calabria per gli addetti ai lavori, e gli addetti ai lavori sapete benissimo, vi dico sempre la formuletta del calcetto, cioè non dobbiamo dire se è vero e non è vero, perché quando giocavamo a calcetto che eravamo tutti sapevano che c'era, chi in realtà non la dava veniva escluso. Ecco, io mi riferisco a fare una scuola di pensiero, e non potete dire che la scuola di pensiero, come oggi la CISL ha alzato questa asticella, manca, ma manca anche delle nostre associazioni di categoria, manca anche a entrare in modo forte la Chiesa, perché poi quando si lasciano questi spazi, le altre cose, e io non li contesto, perché se mi fanno interesse generale benvengono, io parlo con tutti su questo, li vengo ad occupare, e credetemi, poi le lobby, in realtà alcune lobby che non siano i corpi intermedi, fanno solo interessi generali, quindi noi abbiamo un vuoto in Calabria, secondo me, per non dire un'ignoranza di una classe dirigente, partitica e non partitica, nessuno escluso, compreso me. Così, voglio dire, si capisce. E allora, se non abbiamo una visione e vogliamo soltanto, il dottor Romeo prima ha detto in un'intervista, non ricordo chi, gli ha detto l'importante è che arrivano i soldi e poi vediamo cosa fare. Ma io ho dimostrato che senza soldi si può fare, se c'è una visione politica e una progettazione, che sia ben chiaro. Ecco, io non so chi gliel'abbia detto, mi ho avuto un'altra risposta di un assessore, non di questa giunta, quando ho detto, assessore, governatore, se non facciamo rete tra di noi, come può in qualche modo il turismo può poter partire? Perché noi dovremmo vivere solo della grande industria di turismo. Con questo modo di fare, di chiedere le cose abbastanza dirette, mi rispose, presidente Algero, non ce la faccio più, dimmi che portale vuoi fatto, così facciamo sta rete. Ecco,
Quando io ho una risposta simile come l'ha avuto il dottor Romeo, se non mi viene da piangere ci rimane poco. Allora io, come ho detto, in pochi minuti, senza relazione, maneggiare dei messaggi forti, c'è anche però dell'erba viva in questo territorio molto forte, che sono tutte le imprese sconosciute e sono i cittadini, che in questo momento hanno avuto un torto enorme. E quindi io mi aspetterei alla mia provocazione del comunicato che ho fatto ieri, tutti insieme, l'associazione di categoria, che vanno a difendere, non partitica, questa zona non rosso della Calabria, che è vergognosa. Il nostro governo ci ha commissariato, il nostro governo sul suo commissariamento, sulle sue negligenze, ha deciso che sia zona rossa. Non è giusto, a parte eventuali ricorsi che si possono fare, si stanno attuando. Ma c'è, se tutti i corpi intermedi oggi, e quindi chi ha la rappresentanza nazionale con le loro associazioni, portarle avanti, e poi ci troviamo un altro vuoto, e l'altro vuoto è chi ci deve difendere a noi? Non abbiamo sentito un politico, sempre per quel discorso, che non hanno quella caratteristica di affrontare un tema così forte, perché di base gli interventi dei nostri politici, partitici e non sono interventi di interessi generali con una certa cultura, di una certa appartenenza, ma sono interessi mirati in qualche modo confina a se stesso di rappresentanza. Ecco, io senza disturbare nessun santo che non sono capace, senza disturbare nessun dei filosofi nazionale e internazionale, ma con delle parole semplici. Noi possiamo, la Calabria ha bisogno di una scuola di pensiero, una scuola di pensiero che i partiti devono in qualche modo poter ricostruire come lo facevano prima, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il mondo delle scuole, dei sindacati, il mondo delle associazioni, per avere quella appartenenza e quegli interessi generali in noi. E poi posso venire bene il materiale, poi possiamo discutere ponte sì e ponte no. Se io ho una certa visione e se il ponte funziona, non mi interessa più se il ponte si deve fare oppure no, che lo facciano i tecnici, se tecnicamente si possa fare. Ma quanti di noi hanno una visione? Io penso anche che il compito della CISL che sta avendo in questi 3-4 anni, che in un modo frequente, perché con i ruoli che io occupo, è la terza volta che mi invita la CISL a fare l'ultima, diciamo, visto che c'era sbarra, a delle riflessioni serie di beni materiali, prima di tutto, e una preparazione di tutto ciò. È molto più utile di quelli di andare a una manifestazione di 7.000 persone in piazza gridando non so contro chi, e su quello. Ecco, una CISL che io l'ho vista, che con il patto sociale è stata la prima firmataria, quindi una visione molto di là, che poi so che in nazionale in qualche modo i sindacati e le associazioni l'hanno ripresa, era partita da questa Calabria e da questi uomini. Ecco, noi abbiamo ignoranza di non sapere le cose, ma abbiamo fame di poter apprendere ed essere prima in noi quello che ha detto Papa Francesco, per poi poterli portare con le nostre rappresentanze e nelle nostre decisioni. Quindi io sono abbastanza breve e abbastanza diretto su tutto ciò, ma ecco, questo io metto in campo anche che la Chiesa sta stando assente. Quindi, senza fare nessuna battuta, se qualche vescovo ha più interesse a portare un partito politico oppure fare delle uscite, fusione sì, fusione no. Ma se si occupassero in realtà di qualcosa di importante, e in qualche modo anche chi governa come noi, come me, come Mazzucco, come Tonino, come l'assessore, in qualche modo ci fossero degli incontri e poter cercare di parlare azzando l'asticella, avendo una visione del futuro, perché per me la chiusura zona rossa di oggi non di noi sono in qualche modo problemi giornalieri che adesso andremo a risolvere oppure a poter assorbire, ma non abbiamo una visione, non abbiamo una scuola di pensiero, e ognuno di noi si alza
convinto di essere nella ragione e ognuno di noi chiedere di fare rete, ma il primo sono io che poi non riesco a fare rete. Quindi in qualche modo ritengo che il primo io dovrei iniziare a avere anch'io una scuola di pensiero, che qualcuno in qualche modo ci sia indicazione, e le scuole di pensiero non possono dire alcune lobby inglese, ma io penso che sia importante che la Chiesa abbia in questo un processo molto importante. Io sono stato abbastanza breve e grazie di questa opportunità che mi avete dato. Qui dovremmo chiedere se interverrà poi a Monsignor Savino, chiedere conto di quello che ha detto Klaus Algeri, che ha ricordato anche la sua militanza in Azione Cattolica, mi fa piacere, perché io ne faccio parte anch'io, porto lo stemma sulla giacca come faceva Gino Bartali. In fondo la CISL nel suo complesso fa molto riferimento storicamente al Magistero Sociale della Chiesa, trova appunto ispirazione da questo, e lo stiamo vedendo oggi attraverso questo incontro. Ecco, adesso tocca a Natale Mazzucca dirci qualcosa, lui è vicepresidente della Confindustria, industria a livello nazionale, alla delega all'economia del mare e al mezzogiorno, delega pesante devo dire. I problemi dell'Italia non si possono risolvere se non si risolvono quelli del sud del paese, lo sappiamo bene, ma spesso ce ne dimentichiamo. L'enciclica è stata definita anche un'enciclica politica, perché ci sono affermazioni forti del Papa. Qualcuno in area conservatrice ha gridato quasi allo scandalo, dicendo che questa enciclica vuole cancellare il diritto alla proprietà privata, mette in dubbio addirittura la proprietà privata, ma bisogna naturalmente leggere bene le parole che ha scritto il Papa Francesco, no? Che parla anche dell'attività degli imprenditori, a un certo punto al numero 123 dice: l'attività degli imprenditori è una nobile vocazione. Insieme al diritto della proprietà privata, aggiunge, c'è il diritto universale di tutti ai beni della terra. Ora questa cosa fa discutere, come se si mettesse in discussione la proprietà privata, in realtà è in una logica più vasta, e sono le stesse cose che diceva ad esempio Tommaso d'Aquino. Però ecco, diciamo, traendo spunto da questo, mi sembra il modo migliore per dare la parola a Mazzucca. Sentiamo. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Saluto la segretaria Fullano, la sottosegretaria Puglisi, l'assessore Tallo, il presidente Algeri e il dottor Premeo. Poi permettetemi un sentito ringraziamento soprattutto a Tonino Russo per l'invito, ma lo saluto anche e lo ringrazio per l'attenzione, l'equilibrio e la passione con cui partecipa allo sviluppo del mondo del lavoro e dell'economia del territorio. Grazie per tutto quello che stai facendo, Tonino. Sappiamo tutti che questo incontro cade in un momento molto particolare. Siamo ancora in emergenza sanitaria e le incertezze sulla ripresa sono veramente enormi. È chiaro che voglio partire dal titolo del webinar, Fratelli Tutti. La nuova enciclica di Papa Francesco rappresenta in realtà il punto di confluenza di ampia parte del suo magistero, un magistero che ha sempre avuto come riferimento San Francesco. Un messaggio, voglio dire, innovativo, un messaggio di grande prospettiva che mette in discussione l'eccessivo centralismo e la globalizzazione, che critica il capitalismo, fattori che per il pontefice di fatto hanno reso invisibile una parte numerosa della società. Quindi un grande richiamo a non girarsi dall'altra parte e alla politica di cui c'è bisogno, nell'interesse di tutti, con un paradigma nuovo, alternativo, per stare insieme nella maniera più giusta. Quindi il Papa richiama pertanto ad andare oltre l'individualismo, ricorda che ogni essere umano, giustamente, ha diritto di vivere con dignità e svilupparsi integralmente. E lei lo ricordava prima, dottor Romeo, il Papa richiama l'importanza della figura dell'imprenditore ed il tema fondamentale del lavoro. L'attività degli imprenditori, ricorda, devono essere orientate
chiaramente al progresso anche delle altre persone, al superamento della miseria, specialmente attraverso la creazione di opportunità di lavoro. L'impegno di Confindustria per la crescita del nostro Paese è stato e continua ad essere costante. Lo voglio ribadire con particolare attenzione allo sviluppo dello sviluppo sociale e del lavoro. E voglio ricordare, siamo stati i primi ad aver sottoscritto con CGIL, CISL e UIL il patto della fabbrica, l'accordo intercompederale del 9 marzo 2018, per condividere tre obiettivi fondamentali che si richiamano un po' a quello che è l'enciclica. Una strategia di sviluppo basata su formazione, sulla ricerca, sull'innovazione, per dare un'economia al Paese, una crescita sostenibile e inclusiva. Una crescita che sia capace di affrontare e ridurre i dualismi produttivi ed occupazionali. Avere poi un mercato del lavoro più dinamico ed equilibrato, questo è un altro punto importante, che possa favorire l'inserimento delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro. E un nuovo modello di relazioni sindacali che sostenga la competitività dei settori e delle filiere, il valore e la qualità del lavoro e quindi favorisca il collegamento tra l'innovazione, la produttività e le retribuzioni. Inoltre, sempre nell'ambito dell'attività prevista nel patto della fabbrica, abbiamo anche condiviso un documento importante che è stata la posizione sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno. Quindi un impegno importante che abbiamo dimostrato, che abbiamo preso, perché abbiamo messo al centro le persone e quindi il lavoro e le imprese. Io vorrei fare poi una riflessione. È chiaro che stiamo vivendo una realtà difficile, una realtà molto complessa, che va affrontata con determinazione, va affrontata coinvolgendo in maniera attiva tutte le forze vive del Paese, facendo leva sulle conoscenze e sulla professionalità, tenendo presente però una cosa, e lo dico a voce alta, il fattore tempo è determinante per la tenuta sociale ed economica di tutto il territorio nazionale. Voglio ricordare un dato che credo conosciamo tutti, ma è importante. Quest'anno, molto probabilmente, il PIL pro capite italiano potrebbe scendere di 4.300 euro, riportandosi allo stesso livello di fine degli anni Ottanta. Senza un'inversione di rotta, lo dico chiaramente, saremo destinati a far parte dei paesi in ritardo di sviluppo. Le misure che sono state varate dal governo per tamponare la situazione drammatica causata dal Covid e dal lockdown e che ancora è vigente, spesso hanno manifestato i propri limiti per i tempi di attuazione che sono stati troppo lunghi e soprattutto per le difficoltà a scaricarsi a terra, a causa anche di procedure complesse e farraginose. È chiaro che dobbiamo stare insieme, bisogna guardare avanti con una prospettiva di grande condivisione. Il nostro, poi lo sappiamo tutti quanti, è un paese che non cresce da 20 anni, che è fermo con le sue complessità, con i suoi nodi che di fatto imbrigliano e frenano le imprese, bloccano la crescita, lo sviluppo, con conseguenze che sono drammatiche soprattutto nel Mezzogiorno. E allora dico chiaramente che la pandemia deve essere un acceleratore al cambiamento necessario, indispensabile per competere in Europa e nel mondo. E per questo anche, lo voglio ricordare, erano presenti anche il segretario Furlan, noi all'ultima assemblea, il 29 settembre, abbiamo presentato un volume all'ultima assemblea nostra di Confindustria, Il coraggio del futuro, l'Italia 2030-2050. Un piano strategico che parte un po' dall'analisi attuale, guarda al futuro con proposte chiare e precise, ma per dare un indirizzo diverso all'Italia, verso una crescita sostenibile del lavoro, del reddito, della produttività, ma soprattutto per ridurre le diseguaglianze. Un paese dove finalmente il merito e le competenze possono far ripartire l'ascensore sociale. Te lo ricordo, è fermo ormai da tempo. Un paese in cui le opportunità per le donne e per i giovani siano a portata di mano. Un paese in cui, lo ricordo, le imprese e i lavoratori insieme devono riprendere il cammino che ha portato, nonostante tutto, l'Italia ad essere ancora il secondo paese manufatturiero d'Europa. Per questo quindi bisogna concentrare le risorse su alcune priorità.
investimenti in innovazione e ricerca, nel capitale umano, nella sostenibilità ambientale e sociale, imprimendo una forte accelerazione a quello che è il Green Deal e soprattutto investimenti nelle infrastrutture materiali ed immateriali. Ma soprattutto, lo dico in maniera molto forte, bisogna semplificare il paese. Questo paese deve diventare più veloce, deve diventare a portata delle imprese e dei cittadini. Il DL semplificazione, lo voglio ricordare, è stata un'occasione persa, veramente persa, perché troppo legato e piegato sul codice degli appalti. Quindi recuperare la fiducia dei cittadini e delle imprese è un fattore intangibile della crescita, è fondamentale, è indispensabile. Io dico che bisogna poi decidere, non si possono più rinviare come si sta facendo e come è stato fatto per anni, questioni come l'Alitalia, come l'Ilva, come l'ASPI. Queste hanno un impatto devastante, per cui sono le qualità delle scelte pubbliche che vengono fatte e che verranno fatte e l'attuazione dei progetti che daranno una crescita capace di dare reddito e di dare lavoro. Questo è un paese, soprattutto al sud, che ha fame di lavoro. Quindi bisogna costruire un vero percorso che ci permette di aprire spazi per finanziare la crescita ed innescare il circolo virtuoso dell'economia. Lo dico chiaramente, la spesa pubblica va riqualificata in maniera efficiente per affrontare quei gap sociali e geografici del paese e quindi i gap di reddito e di partecipazione. E poi è necessario affiancare un secondo motore che punta sul protagonismo del Sud per immettere in moto l'Italia. L'Italia, sappiamo, riparte se riparte il Mezzogiorno, così come viene condiviso in modo tale da creare centinaia di migliaia di posti di lavoro proprio in quelle aree che l'Unione ha da decenni chiaramente individuato come le più problematiche. Parlo del Mezzogiorno. E anche se fino ad ora si è molto investito, si è poco realizzato, dovendo di anno in anno constatare la persistenza e l'aggravarsi del disagio sociale e delle diseguaglianze. E questo ritardo socio-economico del Mezzogiorno quindi è il principale limite allo sviluppo dell'intero paese. Infatti la domanda incrementale di beni e di servizi che potrebbero generarsi nel Mezzogiorno apporterebbe veramente tantissimi benefici immediati all'intero paese, visto che il Mezzogiorno rappresenta il primo vero mercato di sbocco di tutte le produzioni del nord. E dobbiamo sapere poi che ogni euro investito al sud, 40 centesimi diventano acquisti di beni e servizi nelle aree settentrionali del paese. Quindi è inutile che riflettere cose diverse. Lo dobbiamo ammettere, il mercato interno meridionale è un mercato debole, soprattutto a causa di una quota di occupati che è bassa, bassissima, e quindi un reddito disponibile molto limitato. E infatti il problema drammatico della disoccupazione sta determinando, si ricordava prima, una grande migrazione, una seconda ondata di migrazione. Le persone che cancellano la residenza dalle regioni meridionali sono circa 130.000 all'anno, una quota straordinaria. Questi nuovi emigrati, che non sono più con la valigia di cartone, ma sono istruiti, sono laureati, con grandi competenze, vanno ad arricchire economicamente e culturalmente il nord, meno male, ma molto spesso vanno all'estero. E quindi li facciamo rientrare soltanto con il lavoro e se creiamo investimenti che siano investimenti che si possono sostenere all'interno del Mezzogiorno. E per questo anche la presentazione del piano, qualcuno prima ne faceva menzione, il piano Sud 2030, sviluppo e coesione, ha voluto rappresentare un passaggio fondamentale proprio per reimpostare questa politica di sviluppo del Mezzogiorno, una politica nuova che metta al centro il lavoro. Quindi un piano forte, un piano che metta l'accento sull'emergenza sociale, sulla scuola, sulla sanità, sulla marginalità territoriale, su quella urbana, sulla condizione giovanile e assistenziale. Quindi le condizioni di sviluppo sono, a nostro avviso, strettamente legate ai temi del lavoro e dell'impresa.
Una riflessione che mi viene adesso è quella che questa attuale congiuntura rappresenta quindi un'occasione che potrebbe essere di rilancio irripetibile per il Paese. Il futuro però dell'Italia dipende da un'efficiente e un'efficace e tempestiva spesa di tutte le risorse disponibili. La quantità di risorse che il nostro Paese avrà a disposizione nei prossimi mesi, nei prossimi anni è senza precedenti, prima fra tutto il Recovery Fund. Però le esperienze passate di programmazione finora realizzate hanno dimostrato che alla base del ritardo e del declino vi è soprattutto una sostanziale e persistente incapacità nell'impiego delle cospicue risorse. Dobbiamo invece utilizzare queste risorse in maniera efficace e coerente per la ripresa di tutto il Paese. Abbiamo la possibilità di invertire il trend che ha caratterizzato questi ultimi anni. Lo possiamo fare, dobbiamo fare in modo però che i fondi strutturali europei, lo ricordava prima Tonino Russo, devono diventare addizionali, non devono essere sostitutivi delle politiche ordinarie. E poi l'errore da non commettere è quello di effettuare interventi a pioggia. Noi dobbiamo soprattutto fare investimenti che siano investimenti di lungo periodo. Non è poi più possibile assegnare risorse senza avere la certezza che le stesse vengano spese nei tempi previsti. E se ciò dovesse avvenire, occorre intervenire sulle cause reali, perché le stesse possono essere utilizzate, ma magari affiancando anche le amministrazioni meno capaci con delle task force efficienti. Adesso voglio scendere un po' alle nostre latitudini, mi sto avviando alla fine. La Calabria, siamo davanti a una regione purtroppo che arranca e nonostante gli sforzi arretra. Mi sono soffermato su un dato, è un dato rilevante, è un dato che ci deve far riflettere. Ancora alla Calabria mancano 14 punti di PIL rispetto al 2008, un dato allarmante, che però diventa devastante se lo sommiamo alle previsioni di quest'anno. Alla fine del 2020 ci potremmo trovare con una regione che in soli 13 anni ha perso circa 25 punti di ricchezza. Siamo veramente davanti a una vera e propria devastazione. E allora dobbiamo partire da qui per cercare di progettare, realizzare e creare futuro per i giovani. Quindi questa regione ha veramente bisogno di uno shock economico. Io lo dico chiaramente, questo può avvenire soltanto con il rilancio di azioni ad altissimo impatto. E quindi voglio ricordare una condizione importante che in questo momento potrebbe essere favorevole per noi. Molte volte, più volte, si è avuto modo di sottolineare come il Mezzogiorno rappresenti un hub naturale nel Mediterraneo, un sud che per la sua conformazione può trasformarsi in una grande piattaforma logistica a servizio di tutto il continente europeo. Un sud che è ritornato poi baricentrico rispetto ai traffici mondiali, grazie e soprattutto al raddoppio del canale di Suez. In questo la nostra regione, la Calabria, gioca un ruolo fondamentale. Infatti, la condizione di miglior porto del Mediterraneo, indiscussa e riconosciuta a Gioia Tauro, va attualizzata con il mai realizzato retroporto, in funzione di un nuovo distretto logistico manifatturiero, puntando alla diversificazione necessaria al superamento della monocultura che è il transshipment. E questo costituendo distretto potrebbe trovare un immediato avvio nella valorizzazione, nello sviluppo della filiera dell'agricoltura di precisione e quindi localizzare processi di trasformazione industriale. Ecco, questa potrebbe essere una grande leva. E inoltre significativa è anche la partenza vera della ZES, un laboratorio di crescita e di sviluppo con grandi opportunità per quanto riguarda la semplificazione, i vantaggi fiscali e contributivi. Potrebbe diventare veramente la ZES Calabria un'area per l'insediamento di attività logistiche e manifatturiere ed attrarre quindi settori produttivi che sono fuori e che hanno nell'Italia solo un mercato di sbocco ed inoltre far aumentare anche l'export meridionale, soprattutto per quanto riguarda la filiera agroalimentare. E quindi
diciamo che questo sarebbe veramente una visione strategica, una grande ambizione, proprio dotare la nostra regione di un grande hub logistico manufatturiero. È chiaro ed evidente poi che le infrastrutture sono fondamentali, per questo mi riferisco anche al completamento del corridoio 5, Helsinki-La Valletta, delle reti transeuropee, con la realizzazione, lo diceva prima anche il Presidente Angieri, del ponte sullo stretto. Guardate, un'opera prioritaria e fondamentale per collegare le punte estreme del continente e quindi valorizzare al massimo le potenzialità di due regioni come sono la Sicilia e la Calabria. Un'opera anche strategica per il sud e per l'intero paese che potrebbe veramente rappresentare la rinascita dell'economia italiana. E inoltre, voglio ricordarvi, i vantaggi sarebbero enormi. Pensiamo a circa 100.000 posti di lavoro all'anno per 6 anni, aumento di produzioni locali e nazionali e soprattutto anche aumento di gettito fiscale. Quindi ecco, e mi avvio alla fine, dobbiamo agire con responsabilità, con coraggio e visione per costruire un paese nuovo. Dobbiamo essere ambiziosi, un paese nuovo dove ognuno faccia la sua parte. Questa, dico, è veramente l'ultima occasione. E poi concludo auspicando che ci sia sempre di più un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categorie e delle parti sociali, perché i processi di riforma, specie in campo economico e in campo sociale, per funzionare non possono essere calati dall'alto, ma devono essere condivisi. Ecco, questa è una riflessione importante che parte da quello che è l'encitica Fratelli Tutti e che ci porta sicuramente a una visione realistica delle condizioni del nostro territorio, ma con una visione strategica di grande sviluppo e di progetto futuristico per i nostri giovani e per le nuove generazioni. Grazie. Grazie. La cosa che noto è che sta venendo fuori questo filo rosso che lei ha per interventi, con il richiamo appunto ad avere una visione, ad avere capacità progettuale. Lo ha detto in apertura Torino Russo, lo hanno ripetito gli altri, appunto Algeri parlava di visione, adesso anche il dottor Mazzucca. L'importante è appunto che ci sia un tavolo in cui ci si possa mettere d'accordo su cosa progettare. Poi è chiaro che ci possono essere idee diverse, io ad esempio non la penso con il dottor Mazzucca sulla questione del ponte sullo stretto. In Calabria abbiamo avuto troppe cattedrali nel deserto costruite e distrutte o promesse soltanto, no? Per rimanere alla mia provincia, ricordo la Liquichimica, il quinto centro siderurgico, che poi purtroppo hanno portato soltanto disastri, ma comunque è necessario che ci sia una programmazione. Poi quella che sarà la volontà maggioritaria nelle varie sedi decisionali dovrà essere portata avanti, ma questo progetto è indispensabile. Mi sento di unirmi all'appello di Mazzucca per quanto riguarda la semplificazione. Questa parola, questo slogan lo sentiamo ripetuto continuamente dai tempi del governo Renzi, però non riusciamo invece a concretizzarlo. Io faccio l'esempio, sono tra le migliaia di persone che hanno tentato di ottenere il bonus bicicletta, è una cosa assurda. Si inizia a mezzanotte, forse dopo 6 ore si riesce ad avere una risposta, poi ti chiedono lo speed, poi ti chiedono la dichiarazione dei redditi per darti 4 soldi per una bicicletta. E parliamo di una sciocchezza. Figuriamoci il povero imprenditore o la persona che lavora a partita IVA che deve ottenere qualche cosa che da cui dipende la propria sopravvivenza e che si deve imbattere in questa burocrazia. Non è più possibile. Dobbiamo risolvere questo problema. Questo, secondo me, permetterebbe anche alla Calabria di uscire dall'altro grande problema, che è quello del lavoro nero, cioè dell'emersione del lavoro nero. In Calabria c'è pochissimo lavoro, ma per poco che c'è, in gran parte è il lavoro sommerso, senza quindi garanzie, senza la contribuzione necessaria da versare. Ma questo dipende appunto molte volte da questi lacci e lacciuoli, per cui ci si accontenta di rimanere in questa strada sotterranea del lavoro nero, perché non ci sono le condizioni, perché se si venisse in superficie no, si sarebbe subito travolti da questo apparato burocratico che anziché aiutarti ti porta a fondo. Quindi tante
riflessioni. Naturalmente siamo contenti che ci sia qui oggi una rappresentante del governo centrale. La sottosegretaria Puglisi avrà sentito, c'è questo attraverso le riflessioni offerte da Papa Francesco, c'è questo cahier de doléances. Noi calabresi un po' ci portiamo dietro questa eredità greca, per cui le corifee dell'antica Grecia, del teatro greco, no? Questo un po' piangersi addosso, riconosciamo un po' questo difetto, ma oggettivamente ci sono molti motivi per cui lamentarsi. Lei oggi ne ha sentito alcuni, le diamo la parola non per rispondere a queste cose, ma perché attraverso anche, ripeto, la riflessione sulla lettera enciclica del Papa, ecco, ci sia anche un discorso di prospettiva. Bene, buongiorno e grazie davvero di cuore ad Anna Maria Furlan e a Tonino Russo per questo invito. Vi ringrazio anche per avermi dato l'opportunità di ascoltare i diversi interventi, che sono comunque non sono lamentele, ma sono li ritengo appunto osservazioni e contributi comunque importanti, e comunque alla politica non fa mai male ascoltare. E l'occasione ovviamente della presentazione, innanzitutto voglio anche, perché lo avete fatto voi, voglio farlo anch'io, voglio esprimere la mia vicinanza a tutto il popolo calabrese per la scomparsa, per la perdita di Iole Santelli, che è stata peraltro sottosegretaria esattamente nel mio ministero, portando quella vigore, quella tenacia e quella passione che appunto contraddistingueva non solo la sua azione politica, ma anche l'amore per la sua terra. E l'enciclica del Papa Fratelli Tutti è come lo era già stato l'altra bellissima enciclica Laudato Si, un messaggio di valore politico altissimo, un messaggio universale che è valido non solo per il mondo cattolico, ma per davvero tutti. E come sempre, peraltro, il pensiero sociale cattolico ha rappresentato anche nella storia del nostro paese una terza via tra liberismo e collettivismo, rappresentando appunto quei valori altissimi di ricerca continua, incessante, di giustizia sociale e di condivisione, proprio appunto nel segno della fratellanza. Questo paese è così duramente provato da questa pandemia, ha davvero bisogno per uscirne fuori di un di più di coesione e di condivisione anche che avete chiesto, che la CISL chiede incessantemente insieme agli altri sindacati, alle parti sociali tutte, la condivisione appunto di ciò che il governo fa per trarre fuori da questa drammatica pandemia questo paese, perché appunto, come ci ricorda il Papa, nessuno si salva da solo, e questo è ancora più vero appunto in questo momento così drammatico, non solo per il nostro paese, ma per il mondo intero. I temi che avete posto e che pone peraltro, che riecheggiano anche nell'enciclica del Papa, ci devono davvero portare
per chi svolge un ruolo politico, per chi serve temporaneamente, lo ricordo sempre innanzitutto a me stessa, le istituzioni, ci deve portare davvero a lavorare assieme, perché da questa drammatica fase se ne esce davvero tutti assieme. Questo è un po' il metodo di lavoro che ci siamo dati come governo. Fanno bene le parti sociali a ricordarcelo quando in qualche passaggio questo di più di condivisione che abbiamo innanzitutto messo in pratica moltissimo all'inizio nella creazione dei protocolli per poter lavorare in sicurezza nei luoghi di lavoro. Quando manca questa condivisione è bene che le parti sociali ce lo ricordino. Proprio perché credo che se ciascuno farà la propria parte, se ciascuno riuscirà a trovare anche una sintesi tra le diverse istanze, e non è semplice in questa fase trovare il giusto equilibrio tra tutela della salute, tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, tutela libertà d'impresa nel poter operare. Ma questa sintesi va ricercata e trovata, questo lo dico anche la motivazione che ha portato nell'ultimo, lo dico all'assessore regionale, la motivazione purtroppo che ha portato la Regione Calabria a ritrovarsi nella zona rossa è la mancata capacità di risposta ad una pandemia che sta crescendo da parte del sistema sanitario territoriale, della capacità di affrontare un'eventuale escalation appunto del contagio che sta avvenendo in tutti i territori, Calabria inclusa, con il problema ulteriore che in Calabria è molto più lento il tracciamento del contagio. Dunque oggi poi ci sarà una conferenza stampa anche da parte del Comitato Tecnico Scientifico che spiegherà appunto i diversi indicatori che hanno portato al riconoscimento delle diverse fasce di rischio nel paese. Ma dicevo, venendo a noi, il nostro paese purtroppo aveva già problemi cronici, innanzitutto una delle profonde divisioni economico, sociali, territoriali, di genere. Sono profonde divisioni che noi abbiamo il dovere di colmare, divisioni che sono state acuite dalla pandemia, ma che appunto insieme dobbiamo cercare di colmare. Abbiamo, come dire, questa pandemia da un lato è riuscita a spingere l'Europa a cambiare verso da politiche di austerity a riscoprire anche in se stessa il valore della coesione e della solidarietà tra paesi. Tutti gli aiuti che arriveranno al nostro paese dal fondo SURE per gli ammortizzatori sociali al Recovery Fund sono risorse preziose che dovremo appunto, facendo scelte oculate e condivise, investire in modo adeguato proprio per superare con delle riforme serissime i divari che attraversano il paese. Quindi innanzitutto dotare il Mezzogiorno d'Italia delle infrastrutture che servono, delle infrastrutture materiali, io dico anche quelle sociali, ma innanzitutto quelle infrastrutture materiali che servono perché il Mezzogiorno del Paese sia facilmente raggiungibile. Il ministro Franceschini ricordava come il
Il turismo, che in questo momento è fermo, ma che riprenderà, perché tra le mete desiderate a livello globale l'Italia ricopre il primo posto, nonostante le bellezze artistiche, architettoniche, ambientali del nostro mezzogiorno, purtroppo prima della pandemia solo il 20% dei turisti stranieri raggiungeva il mezzogiorno d'Italia, e questo proprio perché l'alta velocità, per esempio, si ferma a Salerno, e dunque abbiamo il dovere di dotare il mezzogiorno d'Italia tutto anche di quelle infrastrutture per essere raggiungibile velocemente. E questo ovviamente non ne giova solo il turismo, ma anche l'insediamento di investimenti produttivi e appunto di aziende che possono trovare nel mezzogiorno anche una sede felice per i propri investimenti. Su questo abbiamo già lavorato, peraltro, nel decreto lo sgravio contributivo per chi assume nel Mezzogiorno d'Italia, misura che sarà ulteriormente rafforzata nella prossima legge di bilancio, avendo anche il focus di due piaghe, due temi che noi avevamo messo al centro della riscrittura del programma di governo che avevamo iniziato nel gennaio scorso e che abbiamo dovuto interrompere a causa della pandemia per concentrarci sui provvedimenti per affrontare la pandemia: la disoccupazione giovanile e la disoccupazione femminile. Ecco, su questo voglio dire che non bastano gli interventi e gli sgravi contributivi. Anche su questo serve lo sguardo lungo, serve una visione, serve un mix di politiche che insieme Stato e Regione ed enti locali debbono saper fare. In Calabria sono arrivati molti soldi, anche molte risorse dalla Commissione europea, ma anche da fondi statali PAC, per l'apertura di servizi educativi per la prima infanzia. Non sono mai stati aperti, eppure i servizi educativi per la prima infanzia sono fonte di occupazione diretta ed indiretta femminile. Se cresce l'occupazione femminile nel mezzogiorno, cresce anche la ricchezza delle famiglie, il reddito delle famiglie, e dunque si attiva nuova crescita. Dobbiamo impegnarci, noi rimetteremo, lo abbiamo messo nei progetti presentati per il Recovery Plan, le risorse per implementare la rete dei servizi educativi per la prima infanzia, ma poi sta alla responsabilità degli amministratori locali fare quei servizi educativi che, per esempio, nella regione in cui vivo io, l'Emilia-Romagna, amministratori lungimiranti hanno iniziato a fare già nel dopoguerra, e fa sì che la mia regione abbia già raggiunto l'obiettivo europeo del 60% dell'occupazione femminile. Non c'è solo per raggiungere questo obiettivo i servizi di cura che servono per la prima infanzia e per la popolazione anziana, ma serve anche quel grande investimento nelle competenze, nell'istruzione, nella formazione professionale, nella diffusione del sistema duale, affinché i ragazzi e le ragazze possano trovare, grazie appunto alla scuola, ma anche alla collaborazione tra scuola e impresa, la strada per la propria vita. Serve implementare nel mezzogiorno anche la diffusione degli ITS, ovvero quegli, e anche qui abbiamo, per rafforzare la rete,
non per aprire nuove fondazioni, se, come dire, le 20 già esistenti, ma per aprire nuovi corsi, per incentivare le famiglie e gli studenti a scegliere questi corsi di istruzione tecnica superiore che danno un tasso di occupabilità che supera l'80%. Dunque, ricerca e innovazione senz'altro è un qualche cosa su cui questo paese ha bisogno di fare un salto in avanti per garantire a tutti appunto quella crescita sostenibile e inclusiva che gli stessi obiettivi posti dall'ONU e ripresi dall'azione anche della Commissione europea ci impongono. Il governo continuerà, come ha già fatto sin dal decreto rilancio, a sostenere le imprese e i lavoratori e le lavoratrici nella transizione tecnologica ed ecologica. Questo significa fare ancora una volta non solo investimenti nelle infrastrutture materiali, per esempio portare la banda larga che oggi manca non solo nel mezzogiorno del paese ma in tutte le aree interne anche del paese, ma anche qui serve un investimento nelle competenze, nella manutenzione delle competenze per chi è già come dire in costanza di rapporto di lavoro, e qui avvieremo in queste ore, stiamo aspettando l'uscita del bando, il nuovo fondo nuove competenze che potrà essere utilizzato dalle imprese per l'aggiornamento e la formazione di chi è in costanza di rapporto di lavoro, ma serve, ed è proprio per questo che dalla prossima settimana avvieremo un confronto molto serrato con le parti sociali, serve un grande investimento e una svolta sulle politiche attive affinché chi perde il lavoro o chi sta per perdere il lavoro non venga lasciato solo dallo Stato. E qui lo dico, secondo me serve anche un nuovo modo di lavorare, una maggiore integrazione tra pubblico e privato, secondo quel principio di sussidiarietà che è contenuto anche nella nostra Costituzione, proprio perché nessuno si salva da solo. In una crisi così grande, per dare risposte celeri ed efficaci ad una domanda così grande, occorre integrare davvero tanto il lavoro di pubblico e privato, dunque non solo rafforzare i centri per l'impiego, ma collaborare anche con le agenzie per il lavoro affinché quell'assegno di ricollocazione che deve essere restituito anche a chi è in NASPI, perché il precedente governo lo aveva tolto, deve appunto accompagnare uomini e donne che hanno perso il lavoro verso una veloce riqualificazione delle proprie competenze. Dunque il nuovo assegno di ricollocazione deve avere anche un contenuto e le risorse necessarie per riqualificare anche qui in una logica e in un'ottica di integrazione con il vasto mondo formativo, enti pubblici e privati che si occupano di formazione, ITS, università, debbono poter ricevere quella riqualificazione delle competenze che serve, soprattutto in chiave del nuovo trend delle tecnologie e della green economy, che sono richieste dalle imprese per superare il mismatch che c'è tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro e essere accompagnati nella ricerca di una nuova occupazione. Dunque, proprio perché nessuno deve essere lasciato da solo. Dunque, il messaggio di fratellanza e lo sprone, il continuo richiamo anche a servire le istituzioni che fa continuamente Papa Francesco,
personalmente lo faccio mio, da cattolica, ma anche da persona che è stata nel proprio servizio alla politica, educata a questo. Ed ecco, è un messaggio davvero universale, che deve fare da faro alla nostra azione. E guardate, lo dico appunto da una regione che è governata da forze politiche che sono contrapposte all'attuale governo, ma il lavoro serio che stiamo facendo, anche di continua condivisione con il sistema delle regioni e degli enti locali, non guarda assolutamente al colore politico di ciascuna regione, ed è insieme invece che dobbiamo cambiare questo paese, e cambiando il paese riusciremo davvero ad uscire da questa crisi. Sì, essere vicini, farsi prossimo, no? Nessuno deve essere lasciato solo, veramente di questo c'è bisogno. Occorre però fare presto, perché ogni ritardo, ogni indugio dello Stato ha di fronte invece la prossimità dell'antistato, soprattutto qui in Calabria. Cioè, tutte le volte che lo Stato rimanda, non è pronto a intervenire, c'è un antistato che si fa avanti e a cui spesso si è costretti a rivolgersi per un'altra prossimità, no? Che poi porta a quello che ho detto prima, una degenerazione di fatto a una distruzione del tessuto sociale. Però così è, allora di questo bisognerebbe tenere conto e dare in questo senso anche una precedenza di interventi, secondo me, a queste aree che hanno maggiormente questo rischio. Ecco, noi accettiamo senz'altro la tirata d'orecchie della sottosegretaria per ciò che non si è fatto. Vorrei ricordare però che, ad esempio, nel campo della sanità da anni la Calabria è di fatto commissariata, e il gioco del commissariamento non è che abbia portato a molto, bisogna dirlo questo, no? Parliamo della sanità, ma possiamo parlare anche, ad esempio, dei comuni sciolti per mafia. Cioè, i comuni che escono dal periodo di commissariamento escono peggiori di come si trovavano al momento in cui sono stati sciolti per legami veri o presunti con la criminalità organizzata. Quindi vuol dire che qualche cosa in questa logica non funziona. Forse occorre di nuovo una grande alleanza tra governo centrale e governo locale, passando attraverso la mediazione della regione, senza grandi promesse, senza grandi annunci. Io per esempio in mente, quando si decise, aspettando una montagna di denaro che poi non si è mai vista, quando si decise ad esempio di trasformare la provincia di Reggio Calabria in area metropolitana, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Qui siamo in un territorio dove ogni paese è mediamente a 2.000-3.000 abitanti, centinaia di comuni, di piccoli comuni sparsi, e questa sarebbe l'area metropolitana. Doveva essere un'invenzione, perché così si aveva chissà che cosa, naturalmente non si è avuto nulla. Con in più il danno che adesso non c'è neanche un rappresentante della provincia che possa rappresentare tutti, perché il rappresentante della provincia è il sindaco di Reggio, che ha ben altri guai a cui pensare, e figuriamoci se può occuparsi dei paesini che stanno a 100-150 km dal capoluogo. Ecco, per dire, bisogna riaggiustare probabilmente tutto un po' il rapporto tra responsabilità nazionali, responsabilità locali e così via. Ecco, qui in realtà dovremmo parlare adesso un po' più dell'aspetto anche ecclesiale, se vogliamo, no? Della civica, del religioso, ma ci manca la sponda del vescovo. Però gli spunti che ci siamo dati finora sono tanti, no? Il Papa dice solidarietà vuol dire anche lottare contro cause strutturali che causano la mancanza di lavoro. Lui, in una visione molto latinoamericana, fa riferimento ai movimenti popolari, che noi conosciamo poco in realtà, che non ci appartengono molto come idea, ma che lui vede o ha visto presenti forse anche in altre epoche, soprattutto nella sua America Latina. E poi parla
dello scarto mondiale che si manifesta, lo ricordava già Tonino Russo in apertura, nell'ossessione di ridurre i costi di lavoro, punto numero 20 questo, senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la disoccupazione che si produce ha come effetto diretto di allargare i confini della povertà. Probabilmente su questo immagino che sia perfettamente d'accordo Anna Maria Furlan, che ringraziamo ancora per la sua presenza, le abbiamo fatto fumare due pacchetti di sigarette nell'attesa del suo intervento, che adesso vogliamo ascoltare con grande attenzione. L'ultima cosa che dico è che appunto rispetto all'impegno ecclesiale che poi si salda con quello sociale, ecco, noi ricordiamo che siamo in una regione dove c'è stata una grande anche tradizione di cattolicesimo sociale. Se pensiamo a figure come Don Carlo De Cardona, come Don Luigi Nicoletti, sacerdoti che hanno creato per esempio tutta la rete delle cooperative, delle banche cooperative, sono riusciti a dare proprio una struttura di aiuto sociale in epoche in cui non esisteva nulla. Ecco, questo per dire in che solco si innesta la discussione e l'approfondimento di oggi. Prego, segretario. Grazie a Tonino di aver organizzato questo importante incontro. Il 13 faremo una cosa simile di riflessione sull'enciclica anche a livello nazionale, però Tonino è stata la prima regione a organizzare la cosa, molto importante, credo che davvero gli ha dato molto merito rispetto a questa sua iniziativa, oltre a tutti gli ospiti dell'USR Calabria, gli amici del Consiglio Generale. Saluto Gigi Sbarra, il nostro segretario generale aggiunto che ci segue. Ma io, prima di addentrarmi anche rispetto a proposte molto concrete, vorrei riflettere un po' di più su alcuni messaggi globali che dà l'enciclica, che ha le caratteristiche di Papa Francesco, è molto chiara, molto diretta. Un linguaggio comprensibile a tutto il mondo, non è fatta soltanto per noi, per gli italiani, è fatta per il mondo. Quindi la sua dimensione, la sua riflessione tende ad interrogare, ma anche a dare indirizzi molto precisi, molto chiari, agli uomini e alle donne di tutto il mondo, a chi nel mondo si occupa del sociale, a chi nel mondo fa politica, a chi nel mondo fa l'impresa. E cioè è un messaggio globale di fraternità che interroga ognuno rispetto al proprio ruolo, a quello che si fa collettivamente, ma anche che si fa individualmente. Lascia poco spazio a interpretazioni che rischierebbero di argomentare in modo un po' speculativo, no? L'enciclica. Questo credo sia il grande pregio tra i tanti che ha di questo nostro pontefice: parlare al mondo, parlare al cuore, alla testa e alla responsabilità collettiva e individuale, lasciando poco spazio a interpretazioni fuorvianti. È molto chiaro il messaggio che dà. La CISL ha sempre condiviso molto della dottrina sociale della Chiesa, questo dalla Rerum Novarum sino ad arrivare ovviamente ad oggi, all'ultima enciclica di Papa Francesco. Però non c'è dubbio che mai come durante il pontificato di Papa Francesco la qualità e la profondità spirituale del messaggio chiaro alle persone, in un linguaggio che viene immediatamente percepito, può avere davvero quella caratteristica di chiarezza, di semplicità, che può arrivare davvero ai cuori e alla testa di tutte le persone. Il Papa fa una distinzione
non comune tra solidarietà e fratellanza, cosa che difficilmente, almeno che io ricordi, è stata fatta. La solidarietà è un messaggio importante, è una scelta anche di modello sociale importante, anche di modello economico importante. Ma la fratellanza coinvolge molto di più anche un'azione individuale di cui sentiamo assolutamente la necessità e anche il peso. Un ragionamento collettivo, la fratellanza, una scelta di modello politico, sociale, economico, ma anche un interrogativo che ognuno di noi si deve assolutamente porre. E il messaggio di fratellanza di cui è impregnata tutta l'enciclica è una conseguenza già del primo discorso che al momento di diventare Papa Francesco ha rivolto a tutto il mondo, che si è poi anche concretizzato nell'accordo con l'Imam Supremo, sempre rispetto a questa centralità della sede di Assisi, il messaggio davvero di San Francesco, quindi da una parte il rispetto della natura, che significa ovviamente il rispetto dell'ambiente, dall'altra questa universalità della fratellanza che va oltre la solidarietà, che ha bisogno però di scelte e conseguenze collettive e individuali. Io credo sia molto importante vivere sino in fondo questo messaggio, perché la fratellanza ci pone un tema molto importante, la fratellanza tra chi non è uguale, tra chi la pensa in modo diverso. L'universalità della fratellanza ci pone davanti a come affrontiamo la fratellanza in un mondo globalizzato dove la differenza è la ricchezza, non è il limite. La differenza è la ricchezza, quindi il pluralismo sociale, il pluralismo religioso, il pluralismo è la vera ricchezza, e non c'è fratellanza se non si riconoscono le differenze, e questo non ci porta a erigere muri, ma a immaginare invece un mondo che riesce a globalizzare attraverso la fratellanza anche il pluralismo, che è sinonimo di libertà, che è sinonimo di giustizia, come per noi deve essere. Il Papa dà un messaggio importante che non è di poco conto. Non c'è pace senza giustizia sociale, che detta così è una frase quasi scontata, no? Per ognuno di noi, certo, come si costruisce la pace se non c'è giustizia sociale e se non c'è libertà, se non c'è il rispetto del pluralismo? In realtà viviamo in un mondo dove anche il vivere in un paese in pace, che non è coinvolto direttamente in una guerra, non sempre significa essere in un paese dove c'è giustizia sociale. Il tema della libertà, della democrazia e del valore dentro la libertà e della democrazia, della giustizia sociale come un valore imprescindibile rispetto alla libertà e alla democrazia, è un tema che interroga il mondo globalizzato, e dentro il mondo globalizzato anche quella parte di mondo occidentale di cui noi facciamo parte, dove non sempre alla democrazia noi riusciamo a garantire anche giustizia sociale, che è la grande sfida che abbiamo davanti. Come per vivere in democrazia è indispensabile anche la giustizia sociale. Mi permetto di dire
che anche noi nel nostro paese, che pure non è certo ultimo rispetto al suo sistema sociale, al suo sistema di welfare, dobbiamo ancora fare molto cammino per creare una giustizia sociale che ci fa vivere la democrazia e la libertà in modo pieno. Senza quello diventa comunque limitata la nostra libertà e la nostra democrazia. Su questo si inserisce fortemente un altro concetto fondamentale dentro l'enciclica, ma dentro anche il pensiero del nostro Papa Francesco in tutti questi anni di suo pontificato, che è la questione dello scarto. Lo scarto diventa il territorio, lo scarto diventa il non rispetto dell'ambiente, ma lo scarto diventano anche gli anziani, lo scarto diventano anche i giovani, lo scarto diventano i poveri, lo scarto diventano le tante forme di schiavitù che sono ancora presenti nel nostro mondo. Io credo che su questo la sfida alta sia innanzitutto quello di riuscire a individuare con grande chiarezza, anche nel nostro paese, anche nella nostra Europa, cosa è lo scarto. E rispetto a questo, nel rispetto della dignità della persona, trovare nel lavoro l'antitesi allo scarto. Papa Francesco sul lavoro fa dei passaggi anche nell'enciclica assolutamente forti e importanti. Parla del popolo del lavoro, che è un messaggio che anche come CISL abbiamo fatto nostro da tanto tempo. Come si rappresenta il popolo del lavoro e chi è il popolo del lavoro? Sono i lavoratori, sono le lavoratrici, non c'è dubbio, ma nel popolo del lavoro c'è anche chi ha lavorato per anni e adesso è anziano, ci sono i tanti giovani che cercano lavoro nel nostro paese e non lo trovano. Questo identifica con chiarezza quelle che sono le priorità. Priorità è la fratellanza che va al di là della solidarietà, che significa il rispetto delle differenze, come le differenze nel mondo, ma anche nella nostra vita quotidiana, diventano elemento di ricchezza. Pensate al tema dell'immigrazione, anche come l'abbiamo vissuto, come lo stiamo vivendo del nostro paese. Fratellanza significa il rispetto innanzitutto della dignità della persona e se non c'è il lavoro non c'è la dignità della persona. È chiaro il messaggio ed è anche chiaro cosa ognuno di noi è chiamato a fare, anche qua in termini collettivi ma anche in termini individuali. Il Papa sottolinea molto questo aspetto. Perché è troppo facile soltanto immaginare un'azione collettiva senza sentirsi ognuno di noi in prima persona coinvolto, responsabile rispetto a tutto questo. Il Papa arriva a dire: una vita è degna se c'è il lavoro, attraverso il lavoro, è indispensabile il lavoro per vivere come popolo. È un messaggio straordinario, importantissimo, che è nella radice della dottrina sociale della Chiesa, da sempre lo è, ma mai è stato esplicitato in un modo così forte. E il Papa arriva a utilizzare termini e parole che noi utilizziamo anche nella nostra quotidianità, dando però un'universalità del messaggio e una profondità del messaggio davvero straordinaria. Parla di patto sociale, di pace sociale e dei soggetti del lavoro, dei mediatori sociali,
come gli artigiani. Gli artigiani. Guardate, noi siamo artigiani di questo patto sociale e ci dobbiamo interrogare ogni giorno come riusciamo davvero a costruire momento dopo momento, passo dopo passo, questa volontà di centrare la dignità della persona e del popolo attraverso il tema del lavoro. Io credo che sia un messaggio straordinario che il nostro Papa ci dà, ma anche una responsabilizzazione rispetto al ruolo degli attori sociali. Penso ovviamente ai sindacati, penso ovviamente innanzitutto a noi stessi, ma penso anche al mondo dell'associazionismo datoriale, come siamo artigiani nella costruzione di un modello sociale che attraverso il lavoro rispetta e dà ruolo alla persona, alla dignità della persona, quindi non il sussidio. Il lavoro, il sussidio è soltanto momentaneo, è per il momento di difficoltà, ma è il lavoro che dà la dignità della persona, ma anche sul ruolo della politica. Lo diceva Francesca Puglisi, lo voglio riprendere anch'io. Il Papa interroga la politica, dà alla politica un ruolo altissimo rispetto alla costruzione a livello internazionale come a livello locale di quello che deve essere un futuro di benessere per le persone, ma dà anche una grande responsabilità. Noi abbiamo visto in questi lunghi anni della globalizzazione troppo spesso sostituire il mercato finanziario deregolamentato rispetto invece all'economia del lavoro e quindi alle imprese, quindi al ruolo degli uomini e delle donne del lavoro. Il Papa è molto forte rispetto a questo, sulla globalizzazione, ma anche sugli strumenti. Penso al riferimento chiaro che lui fa. Noi non possiamo immaginare nel mondo globalizzato di sostituire il rapporto tra le persone, ma anche il rapporto tra i soggetti sociali, quindi col coinvolgimento individuale e collettivo, solo attraverso gli strumenti informatici, solo attraverso la digitalizzazione. Dobbiamo andare al di là. L'utilizzo degli strumenti è fondamentale, ma questo non può sostituire il coinvolgimento collettivo e individuale nelle persone, nell'essere gli artigiani di un modello sociale umano dove al centro mettiamo la persona. E allora, per fare tutto questo, noi dobbiamo interrogarci anche se tutto quello che finora abbiamo fatto serve a costruirlo, questo futuro rispettoso della persona, del valore sociale del lavoro, che non può prescindere dal rispetto dell'ambiente. Guardate, il passaggio su questo è molto forte e ci interroga anche su come anche le questioni del rapporto ambiente e lavoro siano state vissute molto spesso nel nostro paese non come il trovare una giusta transizione da un modello a un altro, non disperdendo il lavoro, ma come un momento di conflittualità, molto spesso con speculazioni politiche anche di bassissimo profilo. Questa è una grande responsabilità che grava sicuramente sulla mia generazione, probabilmente anche su qualche generazione precedente. Dobbiamo mettercela tutta per creare condizioni migliori per la generazione futura, non mettendo più sui territori le persone davanti alla scelta terribile di mantenere il lavoro
e non rispettare la salute. Allora, le transizioni servono a questo, non è una parolaccia, è lo sporcarsi le mani nel trovare attraverso il giusto quello che è la costruzione di un rispetto ambientale che non è alternativo al lavoro, ma anzi si costruisce nel rispetto del lavoro. Io credo che se assumessimo sino in fondo questa scelta, probabilmente alcuni drammi che stiamo vivendo nel nostro paese, penso ad esempio alla questione dell'Ilva, troverebbero un loro percorso di soluzione un po' migliore rispetto al disastro che finora vediamo, con un non rispetto totale dell'ambiente che sicuramente non ha migliorato, ma con un rischio assoluto di perdita di migliaia di posti di lavoro nel non saper gestire la transizione. Io questo lo sento come un peso sulle spalle davvero davvero enorme. Il tema della responsabilità è trasversale in tutta l'enciclica, collettiva e individuale. Io credo che su questo vada anche fatto moltissimo nel nostro paese. Penso alle parole che ho ascoltato da Tonino, ma anche dal rappresentante di Union Camera, un po' da tutti gli interventi su questo dibattito che si è aperto da ieri nel paese, per la verità anche qualche giorno prima, su zone rosse, zone arancione, zone gialle. Anch'io sono rimasta molto stupita, visto i dati epidemiologici ovviamente, del fatto che la Calabria sia nella zona rossa, insieme al Piemonte, insieme alla Lombardia, cioè insieme a regioni con un tasso di contagio e anche di ricoveri in terapia intensiva, purtroppo anche di morti, sicuramente molto molto peggiore della Calabria. Però mi interrogo su una cosa, lo dico soprattutto a Tonino. Quanto incide su questo la salute molto scarsa, mi permetto di dire, del sistema sanitario di questa regione? E quanto, ad esempio, il dibattito sul MES che noi sentiamo ancora nel paese davvero è lontano anni luce rispetto ai bisogni che ci sono? Noi abbiamo visto in questi ultimi 10 anni, lo dico alla mia amica Francesca Pugliesi, non perché penso che pensi qualcosa di diverso, ma per la sua responsabilità di governo, ovviamente, del paese. Noi abbiamo visto in questi ultimi 10 anni un taglio alla sanità di oltre 37 miliardi, quasi 38 per la verità. Un taglio che ha messo a posto, diciamo, i conti della nostra sanità di molte regioni a scapito della sanità territoriale, che è stata resa fatiscente dove c'era, dove non c'era, come in Calabria, completamente sconosciuta. E tagli alle piante organiche, medici, infermieri, personale sanitario e posti letto, a partire anche da quelli di terapia intensiva. Allora, quando parliamo di utilizzare o no risorse, se al nostro paese servono o no le risorse del MES, che molto casualmente coincidono quasi con le risorse che in 10 anni, mi permetto di dire molto maldestramente e con un cinismo incredibile, sono stati tagliati nella nostra sanità. Quando discutiamo di questo, prevale il bene comune, e cioè l'interesse del paese e il diritto alla salute, o prevalgono le bandierine di cosa magari come singolo partito si è affermato un anno fa, 2 anni fa, in tempi e in condizioni completamente diversi?
Ecco, quando ci interroghiamo sulle responsabilità collettive, individuali e facciamo le scelte, bisogna innanzitutto partire da questo. Cos'è il bene comune? Quali sono le priorità? E rispetto a questo anche le scelte collettive individuali che dobbiamo fare. Con grandi responsabilità diffuse, guardate, non solo dei livelli nazionali, ma io credo in modo molto forte anche delle regioni, degli enti locali, delle parti sociali probabilmente, però insomma, voglio dire, dopo anni e anni dove confronto con le parti sociali ce n'è stato davvero poco, credo che la politica si debba molto interrogare rispetto a questo. E credo che noi tutti dobbiamo chiedere alla politica di superare i muri e gli steccati e fare quello che vediamo anche fare in altri paesi europei, e cioè stringersi intorno a un paese che sta attraversando un momento drammatico e rispetto a questo far prevalere agli interessi specifici che ogni singolo politico, ogni singola istituzione, ogni singolo partito può avere, quelli che sono invece gli interessi della collettività. Lo stesso vale per il lavoro, guardate. Quando parliamo di dignità del lavoro, per creare un paese ed un mondo dove la centralità della persona non possa prescindere dal lavoro, anche le nostre azioni a livello internazionale, penso all'azione della CESD, del sindacato a livello europeo, a livello mondiale, ma anche nel nostro paese devono essere conseguenti. Oggi c'è stato, lo dico al vicepresidente di Confindustria, lo sciopero dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto di lavoro. Io credo che noi come associazioni, parti sociali associative, per quello che ci riguarda in rappresentanza dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati, per quanto riguarda Confindustria ovviamente delle aziende, dobbiamo svolgere un ruolo molto importante. Abbiamo fatto insieme il patto per la fabbrica, lo citava Mazzucca, voglio citarlo anch'io, che è stato un cambio di passo importante nelle relazioni industriali, ma la centralità dei contratti è proprio il sale del patto per la fabbrica e dobbiamo lavorare tutti noi perché le vertenze si chiudano, perché si trovi il giusto compromesso attraverso un confronto costruttivo. Io spero che dopo la giornata di oggi, che è stata molto partecipata dai dati che ci arrivino, si riapra quel tavolo. E penso che il ruolo di noi associazioni nei confronti delle nostre categorie datoriali e categorie sindacali sia proprio quello di sostenere, accompagnare, rafforzare il confronto perché si arrivi al giusto contratto, come abbiamo fatto ad esempio per il contratto della sanità privata dopo 14 anni che non si rinnovava, e grazie all'azione anche delle confederazioni, ma anche grazie all'azione di Bonomi, del presidente di Confindustria, siamo riusciti a rinnovare quel contratto. Quindi da domani lavoriamo tutti perché si apra il tavolo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, come per il rinnovo del contratto di tutti gli altri lavoratori, pubblici e privati, lo dica Francesca Puglisi, i soldi che hanno stanziato per il rinnovo dei contratti pubblici non ci permetterebbe nemmeno di rinnovare il contratto come l'ultimo che abbiamo rinnovato, peraltro scaduto ormai da 2 anni, cioè ci vuole molta serietà in questo momento
anche nella contrattazione e nel creare condizioni perché abbia un buon esito. Perché per creare la dignità della persona e creare la dignità del lavoro, noi dobbiamo rispostare dall'economia speculativa all'economia del lavoro e quindi all'attenzione all'impresa, ai lavoratori e alle lavoratrici, ma dobbiamo anche sino in fondo giocare noi il nostro ruolo, che è innanzitutto un ruolo della contrattazione. Come non creiamo altri scarti nel mondo del lavoro? Abbiamo già i giovani che sono fuori. Come attraverso la contrattazione noi sappiamo gestire la transizione e sappiamo gestire la digitalizzazione? Come rafforziamo la formazione del diritto alla formazione, quindi per ogni lavoratore, ogni lavoratrice, se non attraverso la contrattazione? E come non scopriamo, ad esempio, come hanno già fatto tanti altri paesi europei, peraltro da anni, nella partecipazione, lo strumento principe per rendere l'impresa e il lavoratore protagonisti del cambiamento? Quale coesione sociale? Io non mi avventuro a parlare addirittura di fratellanza, come fa Papa Francesco, ma quale coesione sociale noi creiamo nel nostro paese se non usciamo dalla logica dello scarto? Gli anziani, chi perde lavoro, chi non si sa trasformare, chi non si sa aggiornare, e creiamo invece una politica contrattuale di gestione della contrattazione che tenga conto che non tutti i lavori sono uguali, che non tutti i lavoratori sono uguali e che il diritto al lavoro non può essere cosa diversa dal diritto alla salute e dal diritto all'istruzione, alla formazione, le grandi sfide che abbiamo davanti. Ecco, credo che messaggi universali, alti, importanti, che Papa Francesco ci dà con la sua ultima enciclica, poi noi, anche nel nostro ruolo associativo, ma anche nella nostra responsabilità di azione individuale, li dobbiamo tradurre in questo modo: da artigiani, e cioè da chi attraverso il suo lavoro, con le mani, con la testa, col pensiero, riesce davvero a cambiare questo nostro mondo e a cambiarlo in meglio. Quindi l'augurio che io faccio a tutti noi che stiamo attraversando questo momento terribile del paese e che questo momento così terribile possa però diventare anche un monito forte per cambiare le priorità, per cambiare i paradigmi, per cambiare i comportamenti, per cambiare il nostro modello economico e sociale, contribuendo a rendere anche in questa parte del mondo il diritto al lavoro il vero diritto della persona e del popolo del lavoro. Grazie, grazie a Tonino, grazie a tutti voi e rimbocchiamoci le maniche. Siamo noi che la ringraziamo, la Maria Furlan, consideri l'applauso virtuale, possiamo farlo soltanto così, però la ringraziamo della sua disponibilità, del tempo che ha potuto dedicare a tutti noi, noi, soprattutto a noi calabresi, questo ovviamente vale anche per la senatrice Puglisi. C'è bisogno, no, di sentire questa vicinanza, questa fratellanza. Spesso noi, più che fratelli rispetto al resto del paese, ci sentiamo al massimo cugini. Mi viene in mente una maglietta che mi fu regalata anni fa, fatta da un detenuto calabrese per Bibbia, facevano fare questi lavori così ai detenuti, lui scrisse su questa maglietta: sono calabrese ma da tanti anni vivo in Italia. Ecco, c'è bisogno di recuperare invece questo senso di appartenenza
come prima collaborante e poi però è planato sulle cose concrete, nel senso sul microfono aperto, forse da qualche parte mi disturba. C'è il tempo anche dare un piccolo chiarimento, ricordare a me stesso a proposito della contrattazione collettiva, quello che come stanno in fatto. Prego, allora se vuole aggiungere una precisazione. Ma giusto, allora io voglio ricordare una cosa che tutti quanti sappiamo, che i lavoratori dipendenti in Italia sono circa 18 milioni, di cui 3 milioni sono alle dipendenze del pubblico e 15 milioni alle dipendenze delle imprese private. La contrattazione collettiva che copre Confindustria sono circa 5 milioni e mezzo di lavoratori con 57 contratti. Risultano scaduti nel 2018 invece tutti i contratti del settore pubblico. Attualmente quindi il 100% dei lavoratori pubblici è in attesa di rinnovo contrattuale. Sempre secondo l'Istat, questi sono dati che sono facilmente riscontrabili, nell'industria il dato dell'attesa media per il rinnovo è circa 10 mesi. Se noi consideriamo diciamo il tempo e poi anche se mettiamo in conto il fattore Covid, ci rendiamo conto che c'è anche un ritardo da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda, quindi io adesso ritorno alla mia casa di origine, 5 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti a cui è applicato un contratto collettivo di Confindustria, allora sono 1,5 milioni circa quelli che hanno un contratto collettivo in questo momento in vigore. Da quando è stato eletto il presidente Bonomi ne sono stati rinnovati 5 per quasi 700.000 lavoratori, lo ricordava prima la segretaria, mi riferisco alla sanità, al vetro, alla gomma, alla plastica. Quindi diciamo che si è risolta proprio in questo periodo una delle situazioni più angosciose, che era quella della sanità privata. Gli altri 2,5 milioni di contratti, ovvero, sono scaduti da 12 mesi e in questa categoria c'è 1,5 milioni di lavoratori metalmeccanici. Allora, è chiaro ed evidente che i ritardi più lunghi, ovvero superiori a 12 mesi, interessano invece altri 1,5 milioni. Rientrano in questa categoria soprattutto il settore dei trasporti, il settore dei servizi e quello dei trasporti, che è un settore con caratteristiche del tutto specifiche. Forse l'unica, diciamo, rinnovo contraddistinto da una certa criticità è quella relativa al contratto nazionale delle pulizie e dei multiservizi, che è scaduto da circa anni, però viene rinnovato insieme ad altre associazioni e di altre confederazioni, come per esempio Confcommercio e la Lega Cooperativa. E infine poi c'è anche da dire un'altra cosa: noi i contratti li stiamo rinnovando tenendo presente però due fattori fondamentali. Uno, il rispetto delle regole. Infatti, lo dicevo prima, abbiamo firmato l'accordo interconfederale, il patto della fabbrica del 2018, e quello stiamo rispettando, anche perché si fa riferimento al tasso di inflazione misurato dall'indice IPCA. Al netto quindi è che è previsto pari al 2,1% nel triennio 2020-2022. Mentre noi mediamente negli ultimi rinnovi gli incrementi sono del 4%. E due, poi una riflessione che è anche naturale: non possiamo pensare che l'aumento salariale sia una componente invariabile rispetto ai temi economici che stiamo vivendo. Se siamo in un'economia di guerra, quest'anno perderemo, e lo sappiamo tutti, circa 10 punti di PIL. Non si può pensare di dare un aumento salariale a prescindere di qualsiasi altra cosa, altrimenti le nostre aziende non si reggono. Dottor Mazzucca, è tutto importante quello che sta dicendo, chiaramente ci addentriamo in una questione specifica, importante ma specifica. Io credo che vale quello che è stato detto dall'ultimo, che in questo momento occorre un'alleanza di tutti, del pubblico, del privato, di chi appartiene al sud piuttosto di chi vive al nord, eccetera. Senza questo senso di trovare il bene comune non si può far nulla. Quindi è chiaro che
non si tratta di rimbalzare le responsabilità che sono, ma voluto chiarire. Io non so, ma io vorrei dare la parola a tutti voi anche su questo, però si sta per concludere il tempo, diciamo, a disposizione, nel senso che ci siamo dati come orario le 13 e se andiamo avanti rischiamo di parlare soltanto noi, perché poi gli altri amici che sono in ascolto chiuderanno per pranzare, giustamente. Quindi chiedo anche a Tonino, non so se volete fare ancora qualche intervento su questo, però rispettando, ecco, i pochissimi minuti che ci abbiamo a disposizione. Io, per, come chiosa, rispetto a quello che ha detto prima la segretaria Lande, appunto, dicevo, lei ha toccato questioni molto alte e poi è andata su problematiche concrete. Riguardo alle questioni, diciamo così, alte, ecco, c'è questo richiamo ad una società iper individualista in cui siamo tutti immersi oggi, c'è questo richiamo alla responsabilità. Davvero, dalla lettera enciclica di Papa viene una chiamata alla responsabilità enorme. Fraternità vuol dire responsabilità, cioè vuol dire sentire il carico sulle proprie spalle del destino dell'altro, del fratello per l'appunto, che deve essere destino comune. Un grande psicologo viennese, Viktor Frankl, diceva agli americani, ogni volta che veniva invitato a parlare negli Stati Uniti, diceva: avete fatto la statua della libertà della East Coast, dovreste fare dall'altra parte la statua della responsabilità, perché senza quell'altra statua questa qui prima o poi crollerà, non reggerà più. Oggi siamo ancora in attesa dei risultati della presidenza americana e questo richiamo torna, è molto attuale. Il discorso poi più concreto, lavoro, salute, diceva la segretaria Fulano, e senza lavoro non c'è dignità, e non c'è dignità neppure a livello ambientale, questo dobbiamo ricordarci. Cioè, se nelle zone dove manca il lavoro, io ho ricordato prima le mie esperienze in queste grandi metropoli delle nazioni in via di sviluppo, ecco, dove non c'è lavoro anche l'ambiente si degrada. E noi in Calabria non abbiamo l'Ilva, però abbiamo 1000 piccole Ilva nel territorio. Se penso in questo momento, ad esempio, al problema dello smaltimento dei rifiuti, che è qualcosa di devastante, cioè abbiamo dei panorami stupendi, centinaia di chilometri di costa, la Silla, la Spromonte, le nostre colline stupende, che sono ferite da questa mancanza di capacità organizzativa, per esempio la raccolta dei rifiuti, perché si trova in condizioni da tutte le parti. Queste sono cose che sembrano distanti, ma poi finiscono per essere unico tema su cui bisogna sapere intervenire. E sono d'accordo anch'io che veramente dare il MES in questo momento mi sembra una cosa da pazzi. Se penso anche, visto che siamo a riflettere su una lettera del Papa, se penso a quello che alcuni, in ambito ecclesiale, alcuni grandi santi sono riusciti a costruire soltanto con l'elemosina, pensate al padre Bene Fratelli, San Giovanni di Dio, che ha costruito una realtà che adesso è presente con ospedali in tutto il mondo, uscendo per l'elemosina nella sua città in Spagna, e veniva preso per pazzo. E noi rifiutiamo, tra virgolette, l'elemosina del MES che ci può essere data dall'Europa, sappiamo a condizioni favorevolissime di un tasso di interesse estremamente basso, di fronte al disastro che abbiamo davanti con la gente, per esempio in Calabria, che è costretta ad emigrare, a fare l'emigrante per motivi di salute. Questo tra le mille riflessioni che ha voluto offrirci la segretaria Fulan, mi sentivo di sottolineare ulteriormente. Da parte mia io ringrazio per l'occasione che mi è stata data di ascoltarvi e niente, ringrazio la CISL regionale. La parola a Tonino Russo per i saluti finali. Forse solo due secondi. Sì, grazie Enzo. Intanto sono io che ringrazio voi. Sì, per quanto mi riguarda l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Lo scopo era proprio quello di aprire uno spaccato nei ruoli, nelle nostre missioni, diciamo, lavorative e quotidiane, ognuno per il ruolo che rivestiamo,
un po' raccogliere quello che è stato un appello corale, che come diceva Anna, di un Papa che parla ai cuori, parla ai popoli, con un linguaggio che non può essere frainteso, e quindi il linguaggio della chiarezza, della schiettezza. E quindi veramente io vi ringrazio. Poi è chiaro che nel merito del nostro complesso mondo lavorativo, nei ruoli che abbiamo, come abbiamo sempre fatto in passato, continueremo, ecco, a confrontarci, però con questo faro nuovo che deve illuminare anche questo confronto, un faro che chiama le nostre coscienze alla responsabilità. E quindi veramente un grazie da parte mia a Klaus Algieri, presidente Unione Camera Calabria, Natale Mazzucca, vicepresidente del Confindustria. Saluto, pare che già abbandonato, però lo sento quotidianamente, l'assessore regionale all'agricoltura e alle politiche sociali Gianluca Gallo. Un saluto al sottosegretario, quindi onorevole Puglisi, grazie anche per quanto sta facendo questo governo per la Calabria, però ci sono aspetti lacunosi dove anche qui, come diceva la nostra segretaria generale, che questo senso di responsabilità io credo che devono alleviare in questo momento particolare le sofferenze di questo popolo. Un grazie di cuore veramente a te, Enzo, hai condotto in modo magistrale questa nostro confronto, e quindi con grande, grande competenza che tutti noi ti riconosciamo, e un grazie affettuoso alla mia segretaria generale che ogni volta, ecco, il nostro mondo, noi, quindi unica veramente per come sta conducendo questo confronto, diciamo questa guida autorevole in un momento particolare. E quindi arrivederci presto, e sono io che ringrazio a voi. Ciao.